Benvenuti e bentrovati in questa serata in cui il Formula Italian Team torna in terra italica, quindi siamo nel circuito di Imola, qui in Emilia-Romagna, al quarto round di questa Master League, sempre con il round inaugurale del Bahrain da recuperare. Siamo all'interno delle fasi di qualifica, già una vettura sta abbandonando quella che è la corsia dei box, è una Red Bull, quella di Mattia Metrano, penalizzato poi in Azerbaijan per il contatto nel finale con Shumi Legend. A darvi compagnia questa sera ci sarà il sottoscritto Matteo Congio, accompagnato dal Raffaele Iroscirelli. Ciao Raffa. Ciao Matteo, buonasera a tutti, bentornati ad Imola, sempre bello essere qui, buonasera anche a tutta quanta la chat, ovviamente già belli attivi in vista di una lunghissima serata. E invece abbiamo una novità, perché da direttore gara non ci sarà ormai il caro Marco Luconi, che sarà impegnato in altre faccende, ma torna Andrea Badolato. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, lavoro extra mentre c'è chi sta festeggiando, e vabbè, pazienza. E visto che l'abbiamo chiamato, rinnoviamo gli auguri di compleanno al buon Mark, che è il motivo della sua assenza di oggi. Speriamo che si stia godendo questo giorno all'interno degli anonimi 365, quindi rinnoviamo gli auguri di compleanno al nostro direttore di gara Marco Luconi. Mentre siamo tornati qui in qualifica, tanti piloti già in pista, Fabio Surname, Slam, Mattia Metrano. Abbiamo visto una gara settimana scorsa in Azerbaijan che ha dato tanti colpi di scena, la vittoria alla fine è andata sempre nelle mani dell'Alfa Romeo di Fabio Surname, che ha siglato la sua seconda vittoria consecutiva e si è portato quindi in maniera definitiva al vertice della classifica. Infatti lo vediamo dominare dalla vetta con 70 punti sui 51 di G-Sport e i 35 di Drago Livitato, che era stato il vincitore del round di apertura alla fine di Melbourne, mentre il reale round di apertura sarebbe stato il Bahrain, che poi è stato rinviato al 22 di novembre causa problemi di forza maggiore. In quel momento i server di EA diedero il filo da torcere ai piloti e a noi organizzatori del Formula Italian Team. Attualmente nessun pilota ha messo a segno un giro valido, vediamo solamente Alessio Fiorino che fa la sua comparsa come wild card. Questa sera non ci sarà invece Giovi, che dovrebbe sostituire, quindi dovrebbe essere sostituito, pardon, da Alessio Fiorino, che quest'anno è impegnato nella Sport, non erro. Esattamente, Alessio soprattutto in qualifica in quel d'Azerbaijan ha dimostrato, a Jeddah ha già dimostrato molto in Master League, poi ha ben figurato effettivamente da un po' che si comporta decisamente meglio in Sport League, dopo per lui una stagione d'esordio in Master su Formula 1 2021, quando ancora utilizzavamo la vecchia conformazione, insomma il vecchio design delle monoposto. Vinse anche una gara in Ungheria nel post gara, poiché fu rocambolesco quel GP, e comunque un Alessio che continua a ben figurare, va a sostituire Lele Salva, questa sera assente in Alfa Romeo. C'è anche l'assenza da parte di Best Buy di Ita in McLaren, sostituito dal Tia Prince, che dalla Pro League sale nella categoria regina, dove anche lui, se non vado errato, proprio nel 2021, no, perdono, l'anno scorso, nel 2022, ha corso. Mi ero confuso con Giovi, che l'anno scorso era in Alfa Romeo, quest'anno è passato in AS, quindi non più compagno appunto di Alessio Fiorino, dunque quest'anno è nato in AS, non più in Alfa Romeo, quindi ho fatto un po' un casotto. Mentre dentro i box proprio Alessio Fiorino, Fabio Surname, entrambi i piloti Alfa Romeo dominano quelle che sono le prime due posizioni. Si è imposto Fiorino con un primo 14-2, mentre segue Fabio Surname a distanza di circa un decimo con un primo 14-3. Entrambi detengono una migliore prestazione nel T2 per Alessio Fiorino e nel T3 invece per Fabio il Surname. Il T1 invece è stato appena stampato da Manuel Juve con un 23.790, mentre si migliora all'interno del secondo settore, anche perché il suo unico tentativo messo a segno finora 25.9, che è molto più alto rispetto invece a quelli che erano stati gli intertempi di Fiorino e di Fabio Surname, quindi è ancora lontano da quelli che sono i riferimenti fissati per le prime posizioni Manuel Juve, che però si avvicina almeno nel primo intertempo. Un primo 14.8 attualmente valevole per l'ottava posizione, dunque abbastanza all'interno della top 10. Adesso viene declassato in nona posizione dall'arrivo sul traguardo di un altro pilota, quindi scivola proprio ai margini delle prime 10 posizioni Manuel Yu. Si lancia ora invece di legge, trova un po' di traffico già dei piloti che si stanno essenzialmente stanno uscendo dai box, poiché anche il tema gomme sarà fondamentale all'interno di questa serata, perché come vedete da Lifetime, che se siete registrati sul nostro sito www.formulaitalianteam.com, ci sarà davvero un pesante scrosciolo di pioggia, addirittura fulmini e saette tuonano e lampano anche in chat con un po' di goliardia, e quindi il tema gomme sarà fondamentale. Bisognerà capire quanto tempo ci metterà la pista a bagnarsi. Quest'anno abbiamo visto le gomme slick riuscire, finché rimangono in temperatura sulla traiettoria ideale, più o meno, insomma, riuscire a resistere qualche giro.
così come la pioggia arrivare e bagnare la pista di colpo in nemmeno un settore. Quindi sarà molto interessante questo fattore e sarà fondamentale per il tema gomme, quindi la mescola con la quale partire. Molto aggressivo di legge il richiamo a sinistra della variante Gresini, la ex variante alta. Ricordiamo che ci sono i giri richiesti non in quel sinistra, ma nell'ingresso sulla destra. Molto vicino ai tempi dei primi di Legge, è stato meglio di Fiorino e di Fabio Sornem nel primo settore, leggermente peggio all'interno del secondo. Vediamo se riuscirà a metterci qualcosa nel cassetto all'interno dell'ultimo tratto del tracciato per andare sul traguardo. È quarto di Legge, davanti al compagno di squadra Marco Gaunu, paga circa 2 decimi dalla vetta, mentre si è lanciato anche in questa circostanza Shumi Legend, che nel suo giro d'uscita, mentre adesso siamo on board con Cartista, entrato di fatto anche lui nell'ultimo tratto del tracciato di Imola, variante Gresini per lui, per togliersi da questa scomoda 14ª posizione ed avvicinarsi il più possibile rispetto a quello che il tempo ha fatto segnare dal compagno di squadra Luca Bigno, che si conferma molto competitivo in queste prime gare della Master League. Molto convincenti anche gli intertempi di Cartista, soprattutto nel primo settore, che fa meglio sia di Fiorino che di Fabio Sornem, leggermente peggio proprio come di Legge nel settore centrale, forse lì che fanno la differenza le due. Alfa Romeo transita adesso comunque sul traguardo da Williams di Cartista per portarsi in terza posizione, scavalcare il compagno di squadra Luca Bigno e pagare solamente circa 1,5 decimi rispetto ai primi due, quindi ottima prestazione da parte di Cartista, mentre si sono lanciati sia Fiorino che Fabio Sornem per andare a migliorare quello che è un crono già molto convincente, così come anche Shumi Legend che si è lanciato definitivamente, mentre Drago Lievitato stampa un fucsia nel primo settore più veloce di tutti, circa un decimo più veloce sia di Fiorino che di Fabio Sornem, dei quali stiamo attendendo gli intertempi, ovviamente anche perché loro adesso potranno sfruttare una situazione della pista nettamente migliore rispetto a quella che non fosse negli stadi iniziali di questa qualifica. In pista anche G-Sport, 23,9 nel primo intertempo, leggermente in ritardo rispetto a chi domina le prime posizioni. Sì, mano a mano, decimo dopo decimo, la pista, anche il fatto che tanti piloti in pista, come vedete, in 18, quindi bello anche per la Master che il livello sia così alto, perché per il momento i primi 13 che hanno fatto registrare un tempo, e mentre che arriva il nuovo limite fatto registrare da Drago Lievitato, 1:40.054, sta arrivando anche Fabio il Surname, vediamo se riesce lui per primo ad abbattere il muro dell'1:14 ed andare sull'1:13 alto, tutto sulla destra, anche a lambire il muretto, 1:13.914, il primo quindi a far ciò, dietro di lui anche Alessio Fiorino si ferma a 106 quindi non riesce ad abbattere il muro dell'1:14. Alfa Romeo davvero gagliarde questa sera con Alessio Fiorino anche segnalatoci dalla chat al buon Lopeschi egregio qualificatore. Shumi Legend si è piazzato in quarta posizione, dicevo anche del tema gomme fondamentale poiché le Alfa sono al loro secondo tentativo, sono diciamo secondo stint, mettiamolo sotto questo punto di vista, quindi secondo treno di gomma morbida, mentre la maggior parte dei piloti invece sono riusciti a risparmiare un set in vista credo di una partenza sulla gomma morbida per sperare che arrivi il prima possibile la pioggia, mentre altri a questo punto credo punteranno per la gomma gialla, credo si vada a scartare la gomma hard e attendiamo il tempo anche da parte di Alla Chicesco, per il momento abortito, così come per J-Sport, per il momento sono gli unici due a non aver fatto registrare una prestazione cronometrata. Per J ovviamente, insomma, vista la lotta, è chiamato a partire in posizioni decisamente più avanzate, visto che non è affatto facile sorpassare in questa pista, c'è essenzialmente soltanto un punto d'attacco, quello alla staccata, che non è nemmeno così violenta di curva 1. Esposto che forse potrebbe optare, proprio come fatto settimana scorsa, per rilanciarsi subito senza andare a consumare un altro treno di gomme, quindi avendo a disposizione in più quantità per la gara, mentre siamo on board adesso con Fit Flaminio, per lui 11ª posizione il pilota Red Bull, che compagno di squadra di un ottimo Mattia Metrano, che come dicevamo è stato penalizzato settimana scorsa in Azerbaijan, si migliora di circa 2 decimi nel primo settore e 178 millesimi al di sotto della propria miglior prestazione personale Luca Flaminio, che adesso si è addentrato anche nelle fasi conclusive del suo secondo settore, 25 e 347 l'intertempo ottenuto in questa fase del tracciato, è in linea con il tempo dei primi, inferiore solamente al tempo di Fabio Sornem, che lì aveva fatto segnare un 25 e 326, quindi molto molto competitivi i tempi di Luca Flaminio, che arriva adesso sul traguardo per migliorarsi di mezzo secondo, si porta in terza posizione dietro solamente le due Alfa Romeo, scavalca il Drago Lievitato che aveva gelato tutti con una pole position provvisoria, poi battuta da Fabio Sornem, poi migliorata ancora una volta da Alessio Fiorino, e adesso scavalcato anche dal pilota Red Bull Luca Flaminio, che attende anche l'arrivo del compagno di squadra Metrano, attualmente in 13ª posizione. Pensate che dalla prima alla 15ª piazza ci sono praticamente un secondo a racchiudere tutto il gruppo dei piloti, rimangono fuori solamente Giovi, Anna Chicesco e G-Sport, gli ultimi due non hanno fatto un tempo e Giovi sicuramente avrà commesso un errore nel suo unico tentativo, quindi andrà a migliorare quello che è un crono che attualmente lo vede in 16ª piazza, mentre siamo adesso a
a seguire, Emanuele Juve, pilota Mercedes, che nelle fasi iniziali di questa live si era piazzato all'interno della top 10, adesso ne è uscito al di fuori di questa, si trova in 15ª posizione nel primo settore. Vedremo quello che sarà il suo riferimento, che arriverà a breve, 23.9, non si migliora, anzi 2 decimi in ritardo rispetto alla propria prestazione, sicuramente non è iniziato nel migliore dei modi. E ha deciso di abortire perché ha avuto un po' di sottosterzo, ne chiamano dove passa adesso Stem, qui a destra alla Villeneuve, uno dei curvoni più belli con questo sistema essenzialmente di guida, insomma queste nuove vetture, questa nuova concezione a livello aerodinamico, con tanto grip a centro curva, soprattutto quando si ha ancora un filo di gas. Stem sfrutta tutto anche alla piratella, grande giro anche questo per Simone Fracchiola, per il momento soltanto in un'anonima per le sue prestazioni, almeno in qualifica 12ª posizione. Cielo che diventa più plumbeo sopra al tracciato Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Stem è molto preciso anche qui, bello, bisogna attaccare l'ingresso alla variante Gresini, non eccedere visti i giri richiesti, però per farla forte è uno dei pochi modi, cercare di addrizzare qualche centimetro più possibile. Prima abbiamo visto un Flaminio non molto contento perché qui tra le due della Rivazza aveva trovato due vetture fuori dalla pista, lontane, che però un po' di fastidio lo danno. Addirittura bacia le barriere Stem, ha chiuso troppo sulla destra, ha pizzicato il guardrail lì, pochi centesimi forse può aver lasciato, e soprattutto credo abbia riportato un piccolo danno all'ara. Comunque c'è ancora, non credo, perché mi sa poco più di 2 minuti, adesso ci sono le bandiere gialle esposte, credo sia l'ultimo tentativo allora per Stem in pista, essenzialmente tutti quanti adesso per l'ultimo assalto alla pole. Le qualifiche qui ad Imola sono sempre molto belle, come hai detto correttamente, chi ha fatto un tempo per il momento sono tutti lì sotto al secondo. Strano Giovi, poiché quest'anno soprattutto a livello di setup ho sbirciato dalle sue live, ho provato un po' di cose sue, riesce ad avere delle vetture molto stabili, è molto bravo nello sfruttare le situazioni, un sorpasso incredibile a Jeddah in curva 2, guadagnando 3-4 posizioni nel terzo round se non ho errato, quest'anno con la Master League. Quindi mi aspetto un Giovi decisamente più, almeno vicino al resto della compagnia. Felice di vedere anche il Tia Prince, comunque lì ad 8 decimi dalla pole, ma nel gruppetto per tenere comodamente il DRS. E occhio di legge si migliora di poco più di 2 decimi a livello del secondo settore, così come anche Emanuele Juve e il pilota Ferrari. È arrivato proprio in questi istanti un primo 14.2 valevole per la 7ª posizione, mentre precipita in 11ª piazza Marco Ganu, che poco fa si era riuscito a migliorare. A Panino le due Williams rispettivamente in 9ª e 10ª posizione, è arrivato anche Emanuele Juve, rimane 8º, si migliora di poco meno di 3 decimi valevole per almeno entrare all'interno della top 10. Lui, che avevamo visto essere escluso e di molte posizioni proprio dalle prime 10, era qui 15esimo prima di mettere a segno questo tentativo, quindi sicuramente un bel miglioramento. Luca Bigno intanto si migliora nel primo settore, così come si migliora anche Cartista. Arrivano poi in successione Tia Prince e la vettura di Michemai, credo che si stia per lanciare, si è lanciato proprio in questo istante, affronta il tamburello, mentre siamo adesso con la vettura di Luca Bigno, la Williams veramente in 10ª posizione. Entrambi i due piloti Williams sono in pista per andare a migliorare quella che è la loro rispettiva casella all'interno della classifica provvisoria. Questo sarà ovviamente il loro ultimo tentativo giunto alla Rivazza 2, si fa tutto di trazione, deve essere ovviamente la più efficace possibile per evitare di far roteare troppo le ruote in quelle circostanze, quindi perdere grip. Arriva adesso sul traguardo Luca Bigno per piazzarsi in 8ª, 9ª posizione, dunque non si migliora in maniera così evidente. Arriva invece Cartista, si piazza 6º. Gran bel giro per Cartista, sono tutti lì, incredibile, a parte un piccolo strappetto tirato da Fabio il Surname, soprattutto per la top 5, ma addirittura la top 10, questione di 1 al massimo 2 decimi, quindi un piccolo strappo, ecco, lo stiamo vedendo adesso tra Manuel Juve e Marco Ganu, che torna in box, quindi qualifica terminata per lui, Stem di legge, viene esposta adesso la bandiera a scacchi, quindi transita per prima una Mercedes, Manuel Juve che torna in box, Fabio il Surname che T1, ritiro addirittura per Alessio Fiorino, oppure disconnessione, credo ritiro perché è diventato grigio il suo nome. Sì, in uscita dalle acque minerali, lo vediamo nella minimappa, quindi incidente addirittura per Alessio Fiorino nel tentativo di attaccare la pole che viene rinforzata da Fabio il Surname. 1:13:07:56 millesimi, Dragoli evitato alla Marquez in scia nei confronti di Fabio il Surname, si avvicina davvero tanto. Flaminio anche lui nell'ultimo tentativo, buono il T1, non male, 23.713, ma prima di lui arriva Zeta Pro Mauro. Qua Flaminio potrebbe addirittura salire all'interno della 3ª casella, potrebbe migliorare la sua prestazione e scavalcare dunque Alessio Fiorino, che non ha potuto mettere a segno il suo ultimo crono davanti a sé, anche una vettura che potrebbe offrirgli la scia in arrivo alla Rivazza 1 e poi nel rettilineo che porta sul traguardo, mentre siamo on board con Shumi Legend, che è proprio davanti a Luca Flaminio, quindi sarà lui a terminare prima il giro rispetto al pilota Red Bull, che invola anche adesso lui verso l'ultimo traguardo, l'ultimo rettilineo che porta sul traguardo. Arriverà prima Shumi Legend, che rientra in box mentre prosegue ovviamente il giro Luca Flaminio.
Frino che si porta in terza posizione, si migliora di 25 millesimi, tanto basta per scavalcare Alessio Frino che dunque rimane quarto, partirà comunque dalla seconda fila ma deve essere soddisfatto il pilota Red Bull del suo tempo in qualifica, mentre adesso l'inquadratore ovviamente vanno a pescare il duo Alfa Romeo, o meglio Fabio Sornem che ha migliorato in extremis quello che era il suo crono valevole per la pole position. Ed è stato un bene, anche perché se avesse aspettato, se avesse preferito rimanere box, ecco che sarebbe stato privato della partenza al palo, che sarebbe poi finita nelle mani di Drago Levitato, che come dicevi tu è stato comunque aiutato dalla scia offerta proprio dall'Alfa Romeo del Poleman. Dunque mette a segno un'altra pole position Fabio Sornem, credo che sia la terza consecutiva dopo quella di Jeddah dell'Azerbaijan, lui che è stato già autore di due vittorie all'interno di questa stagione della Master League. Per spulciare giusto un paio di statistiche, Raffa, la vittoria qui non è mai arrivata alla pole position all'interno della Master, che da quando è rientrato Imola nel calendario è arrivata rispettivamente dalla quinta e dalla sesta posizione di partenza e finì nelle mani di Matthew e Re, di Valerio Re, nelle due edizioni precedenti, quelle del 2021 e del 2022. Dunque adesso andiamo a riassumere quella che è stata la classifica che si è delineata al termine di queste qualifiche. Pole position ovviamente di Fabio Sornem e poi Drago Lievitato su Mercedes, dunque si riaccende il talento del pilota che aveva brillato in quel di Melbourne in Australia in lotta anche lui per il campionato. Terza posizione per Flaminio, quarta per Alessio Firino, compagno di squadra di Fabio Sornem, segue Zeta Promavolo sul pin, Shumi Legend, settima posizione invece per Cartista, Sdem di Legge e Luca Bigno a contornare le prime 10 posizioni, mentre solamente il 14esimo J-Sport, che quest'anno in qualifica sembra fare molta più fatica. Raffa, c'è voluto un tirone enorme da parte dei primi due, insomma Flaminio l'abbiamo visto rammaricato, ma oggettivamente raggiungere quei tempi, sì certo prendi due decimi dalla terza posizione, ma dietro i te hai 15 piloti in mezzo secondo, qualcosina di più, quindi davvero credo possa ritenersi abbastanza soddisfatto. Però Flaminio, per carità, le qualifiche non danno punti, nel mentre che rimaniamo live e non andiamo in pausa, visto il giro di formazione qui è abbastanza breve, tutt'altro visto, cioè ciò dovuto dal fatto che la pista è ovviamente molto breve, l'abbiamo visto effettivamente anche con i tempi in qualifica, addirittura l'1.13 quasi roba da Red Bull Ring a Spielberg, che si gira sull'1.04 se non vado errato in qualifica, almeno in questi ultimi anni. Non so se addirittura i ragazzi della Master o chi per loro raggiungeranno vette più prossime al minuto. Davvero una bella qualifica, ottimo ovviamente Fabio Sornem, si conferma l'uomo da battere. Jay, come hai detto, è complicata la cosa, anche perché di solito si è comportato bene qui ad Imola, non c'è questa grande difficoltà diciamo per i paddisti nel suo rullino di marcia, nelle sue presenze non è mai andato così male, o almeno in qualifica non ha dimostrato questo gap, è lì sugli 8 decimi, diciamo lontano dalla pole, ovviamente vicino a tutto il resto della compagnia, del plotone dei piloti che lo porteranno fino al podio. Sì, è curioso il fatto di trovare J-Sport così indietro. Giustamente a Jeddah e in Azerbaijan tutti davano per scontato che la fatica fatta dal pilota, che è risaputo essere col pad, fosse da ricondurre a problemi determinati dal circuito, essenzialmente dal tipo del tracciato, la loro configurazione. Ovviamente i cittadini non vanno molto d'accordo con il pad, però se ricordiamo anche in Australia non aveva brillato in qualifica J-Sport, poi però comunque in gara viene sempre fuori quello che è l'ottima gestione, l'ottima visione della stessa da parte del pilota Alpine, che non a caso è riuscito a guadagnare sia Jeddah che in Azerbaijan due podi, due seconde posizioni che hanno ovviamente limitato i danni nei confronti di un Fabio Sornem che ha dilagato negli appuntamenti ovvenuti settimana scorsa e 21 giorni fa rispettivamente, e che quindi gli ha permesso di mantenere la scia di Fabio Sornem in classifica. Mentre rimaniamo ancora su Luca Flaminio, che si prepara ad iniziare il suo giro di formazione, non è mai partito così avanti quest'anno, è riuscito a battere anche il compagno di squadra Mattia Metrano, che gli aveva dato filo da torcere nei round iniziali, nei primi tre round, quindi di sicuro questa è una bella iniezione di fiducia per Luca Flaminio, che è pronto a dare una svolta ad una stagione che ancora non lo ha visto raccogliere i risultati che forse avrebbe meritato. L'anno scorso aveva accumulato anche diversi podi, quest'anno ancora secco, sono passati solamente tre round, con quello di oggi si aprirà il quarto, però c'è ancora tutto il tempo, ancora altre 13-14 gare per andare a raccogliere quello che si semina. Andiamo con la lettura della griglia di partenza, 16esima e 15esima posizione per il Tia Prince e Mattia Metrano, che fa malissimo quest'oggi in qualifica.
Settima fila invece per J-Sport, che abbiamo già menzionato, e Mike Mai con un primo 14.522. Sesta fila per Marco Ganu e Manuel Juve, di poco sbalzato fuori dalla top 10. Entriamo di diritto adesso nelle prime 10 posizioni con Luca Bigno. Di solito eravamo abituati a vederlo più avanti, così come anche Di Legge, che si accontenta di una nona posizione. Ottavo Sdem e settimo Cartista, che stupisce tutti all'interno della qualifica sul suolo italiano. Terza fila con Shumi Legend e Z Pro Mauro, anche lui autore di un'ottima qualifica. Quarta posizione per Fiorino, beffato sul finale e che partirà al fianco di un Flaminio che ha ben brillato nelle fasi precedenti, mentre partiranno dalla prima fila rispettivamente dalla pole position Fabio Surname, che sarà accompagnato dal terzo pilota in classifica generale Drago Lievitato, alla ricerca di punti preziosi per andare a ridurre il gap nei confronti di J-Sport e soprattutto per riaccendere quello che è il suo sogno mondiale. Ecco che qua possiamo vedere anche le mescole di partenza da parte dei vari piloti. Abbiamo praticamente una situazione molto distribuita con quelle che sono state le scelte. Fabio Surname ha deciso di partire su Gommard, così come Sdem, Di Legge, Manuel Juve, Marco Gano, Mike Mai, J-Sport e Tia Prince. Anche alla Chicesco poi segue il filone dei piloti che partiranno con gomma a spalla bianca, mentre tutto il resto della griglia è andato su di una gomma media, perché sappiamo comunque che all'interno della gara verrà a piovere, quindi i piloti avranno deciso di effettuare queste scelte anche in base a quelle che sono le previsioni meteorologiche. Direi che ci siamo, Raffa. Perdonatemi, ero mutato qui, ma non su Discord. Ci siamo assolutamente sì, spero si possa confermare un'ottima prestazione per Cartista e Z Pro Mauro, ne hanno bisogno anche a livello di morale, e poi lì davanti immagino e spero anche un po' di bagarre tra Fabio e Drago Lievitato e tutti i vari competitor. Ed ecco i piloti che vanno a completare la griglia di partenza. Arriva adesso la Haas di Giovi e poi la Aston Martin di Lachicesco per decretare di fatto quello che è la stiratura della bandiera verde e l'inizio, prima l'accensione poi lo spegnimento dei semafori, per decretare l'inizio del quarto round della Master League 2023-2024. Si accendono adesso tutte le luci, ancora attimi che ci separano dall'inizio del Gran Premio di Imola, con Fabio Surname in pole position seguito da Drago Lievitato. Parte bene Fabio Surname, che sembra aver archivato già la partita. Drago Lievitato che si accoda anche Luca Flaminio, così come Alessio Frino. Si apre poi il ventaglio, Drago Lievitato pronto a prendere l'esterno in fondo al tamburello. Vediamo se riuscirà a tentare l'attacco nei confronti di Fabio Surname, che non protegge in maniera così difensiva l'esterno e alla fine riesce comunque a prevalere in uscita dal tamburello. Si porta dietro di sé Drago Lievitato, Luca Flaminio e Shumi Legend, che sorpassa dunque Alessio Frino. Sfilano tutti sulla Villeneuve con le posizioni nelle prime quattro invariate, fatta eccezione per Shumi Legend, che è riuscito a guadagnare una tappa, così come lo stesso Sdem, che ne ha persa una a vantaggio di Luca Bigno, che dalla decima è salito in ottava. Una partenza che è stata tutto sommato pulita, non sono state sventolate bandiere gialle, mentre vediamo che la McLaren di Sdem va ondeggia sul rettilineo per segnalare probabilmente un lag da parte della vettura di Luca Bigno, che lo ha sorpassato nelle fasi iniziali. Ancora tanta bagarre qui all'Acqua Minerali, però nessuno si avventa in un sorpasso che sarebbe stato molto molto rischioso. Dunque il gruppo sfila compatto con Fabio Surname, suo leader, e Drago Lievitato che lo segue. Grande partenza per entrambe le asse, con Giovi, come lo vediamo alla grafica in sovraimpressione, 5 posizioni guadagnate. Ottimo il varco trovato da Shumi Legend, solo 2, ma in posizioni diciamo più onorevoli rispetto alla Marmaglia dove partiva Giovi. Shumi ha trovato un bel varco tutto interno verso la staccata di curva 1, e ha anche dovuto stare un po' attento quanto cattivo nei confronti di Z Pro Mauro nel forzarlo verso l'esterno alla staccata della prima curva, che non è così leggera e soprattutto piega leggermente verso sinistra, è facile andare lunghi con Drago che, perdonatemi, passa intanto Fabio il Surname e si mette davanti di spinta. Un Fabio che, come abbiamo visto in precedenza, ha deciso in una maniera un po' atipica, ma oggettivamente un po' il tema della quale parlavamo durante la qualifica, ha utilizzato tutti e tre i treni di gomma soft, forse non si fida che la pioggia arrivi così in anticipo, decide quindi di andare sull'hard in questo primo stint, consapevole anche che potrà perdere solo una posizione alla volta nel rettino principale. Se tiene il DRS di Drago Lievitato, è consapevole che con questa gomma invece può andare fino alla pioggia e poi avere una gomma media quando smetterà di piovere, perché sì, è previsto un temporale, ma dovrebbe durare un quarto d'ora, quindi avremo di nuovo un finale su gomma slick molto probabilmente. E quel finale sarà ovviamente da tenere sott'occhio, perché la pioggia, come dicevi, durerà solamente un quarto d'ora, adesso è prevista con una latenza di 30 minuti da questo momento, poi avremo il proseguo della gara che sarà asciutta e quindi bisognerà vedere se sarà necessario, sarà percorribile con gomma soft oppure se saranno richieste mescole più dure. Fondamentale per Drago Lievitato ovviamente passare Fabio Surname per cercare di rompere il muro del secondo e quindi recludere
quello che è l'utilizzo del DRS da parte di Fabio Surname. In questo modo può tentare una fuga solitaria, vedremo se sarà in grado di mettere questo distacco tra sé e Fabio Surname. Intanto adesso va a stampare il giro veloce, un primo 18.2 su gomma media, mentre ricordiamo Fabio Surname ovviamente è su gomma bianca. Viene abilitato il DRS, dunque da questo giro i piloti potranno aprire la mobile per andare a ridurre effettivamente quello che è l'attrito dell'aria e cercare di portare a termine dei sorpassi. Questo è uno dei punti, come dicevamo, nella fase di qualifiche più ambito, più gettonato per portare a termine il sorpasso, anche poiché è l'unico nitido, l'unico concreto rispetto a quelli che sono gli altri punti della pista, che non offre grandi opportunità di sorpasso. L'unica altra opportunità di sorpasso forzata che si potrebbe inquadrare è l'arrivo alla Rivazza 1. Lì in realtà qualche sorpasso è stato effettuato nel corso del 2022, ma è comunque un'eventualità molto molto rara, molto complicata. Mentre siamo adesso con G-Sport, che cerca di prendere la posizione nei confronti di Mattia Metrano, che ha un leggero danno a carico della propria vettura, quindi sicuramente non potrà esprimere al meglio il suo potenziale. Al momento G-Sport non è riuscito a guadagnare alcuna posizione all'interno della fase di partenza, anzi ne ha persa una, credo proprio a vantaggio di Mattia Metrano, che però adesso si ritrova con una monoposto danneggiata. Si fa decisamente in salita la serata per Metrano, un danno abbastanza pesante al fondo, quindi non sarà facile per lui il proseguo. Quest'anno la vettura è più controllabile, non ci sono curve, a parte la prima del tamburello e l'ingresso alla Villeneuve, non ci sono grosse curve dove penso andrà troppo in difficoltà. Credo soprattutto il richiamo a destra del tamburello, lì bisogna anche stare molto attenti al cordolo interno, è praticamente non dico un marciapiede, ma ci siamo quasi. Switch ancora di posizioni intanto tra Stemme e Alessio Fiorino, che è grande qualificatore, ma a mano purtroppo in gara al 100%, soprattutto credo il carico di carburante lo porti a fare fatica. Si difende Stemme per far capire ad Alessio Fiorino di rimanergli dietro, cercare di riprendere il gruppo lì davanti. C'è una prima spaccatura tra i primi 5, quindi Drago, Fabio, Flaminio molto a suo agio dietro a Fabio Zunemi con l'Hard, Schumi e Zeta Promauro a chiudere la top 5. Un piccolo decimo separa Cartista dalla zona di DRS, su di lui sta rampando il suo compagno di scuderia Luca Bigno, che sta risalendo. Poi un'altra piccola spaccatura tra Di Legge, che si porta essenzialmente tutto il gruppone fino al Tia Prince in 18esima ed ultima posizione. E attenzione a J-Sport, perché sì, lui anche è con la Hard, così come insomma, molti dei piloti in griglia, diciamo non il 50%, però un 60-40 lo possiamo dire, visto che sono Fabio, Stem, Di Legge, Manu Juve, Marco Gano e J-Sport, quindi è il sesto in pista dei piloti con la gomma Hard. Lui è molto bravo a gestire la gomma, se la pioggia arriva molto in ritardo intorno al 26esimo giro, credo possa cominciare a pagare l'idea di avere, calzare una mescola più dura rispetto alla media. E ci vogliamo verso l'inizio di quello che sarà poi il sesto giro di gara, con leader sempre Drago Levitato, seguito da Fabio Surname, che adesso si avvicina in fondo al tamburello, non prova l'attacco ma molto più vicino rispetto a quanto non fosse in precedenza. Fondamentale per lui rimanere all'interno del DRS del leader, in modo tale da non essere distanziato troppo rispetto a coloro che hanno una mescola più vantaggiosa rispetto alla sua. Quindi adesso Fabio Surname si può concentrare su quella che è la gestione della gomma per farla durare il più possibile, senza andare a esprimere quella che è tutto il livello energetico all'interno della sua batteria ibrida. Dunque una situazione di agio prevalentemente adesso per Fabio Surname, così come per Flaminio e Schumi Legend, un relativo stallo. Difatti nessuno dei piloti è interessato a sorpassare, forse l'unico che potrebbe avere un interesse è Flaminio nei confronti di Fabio Surname, ma vedendo comunque le prestazioni di Drago Levitato, che non è riuscito a imporsi, non è riuscito a relegare al di fuori del secondo Fabio Surname, non è una mossa che conviene fare in questo istante. Credo che la gara sarà abbastanza di studio, una gara conservativa fino all'arrivo della pioggia, in cui si aprirà poi il valzer dei pit-stop e si aprirà poi quello che è il terno all'otto dell'indovinare il giro adeguato per andare a sostituire i propri pneumatici. E questo ovviamente è una risorsa, è un'opportunità per i piloti che occupano le posizioni più arretrate. Tra questi troviamo proprio G-Sport, che quando si tratta di effettuare un cambio tra gara bagnata e gara asciutta si è fatto sempre trovare molto molto preparato. Mentre vediamo adesso Schumi Legend all'esterno nei confronti di Flaminio, al tamburello che si difende, non lascia spazio alla Aska, allora si deve riaccodare, tentare magari un incrocio in uscita dal tamburello, un incrocio che non sembra concretizzarsi. Vediamo se tenterà l'attacco in arrivo qui alla Villeneuve o lascerà stare davanti a sé la vettura di Flaminio. Lascia davanti a terza posizione Flaminio, dunque si raccoda in quarta Schumi Legend, che continua ad inseguire. Si era fatto minaccioso più sul rettilineo del traguardo, ma ha preferito alla fine lasciare strada al pilota Red Bull. In questo giro si è attivato Di Legge per tornare sotto al secondo nei confronti di Fiorino, anche Williams switch per sfruttare anche il DRS, diciamo una mossa catapulta, mettiamola così, con Luca Bigno che ha passato Cartista e ha cercato di richiudere nei confronti di Zeta Promauro, ma si era fermato a soltanto un decimo alla stacca della Rivazza. Poi qui nel guidato fatica leggermente di più,
Bigno ci prova, attenzione, è stato promosso nei confronti di Schumi, si fa vedere, perde la traiettoria ideale, sgondola in uscita, perde mezzo secondo e fa rientrare Luca Bigno. Un grande aiuto questo per Luca Bigno. Zeta Promoro credo si stia mangiando le mani, perché potevano andare via. In questo modo concede il DRS alle due Williams che rientrano. Fa fatica invece Stem, non riesce a rientrare. Qui è una pista dove si tende a recuperare poca energia tutto sommato nel corso di un giro, e soprattutto la si utilizza tutta quanta qui sul rettilineo principale, visto che si viaggia molto carichi e si vede il pilota davanti scappare con il DRS. È facile lasciarsi tentare e utilizzare più parte ibrida, e quindi mano a mano, però non, insomma, il DRS, la potenza non si può contenere, e giro dopo giro Stem si allontana sempre più. Per carità, è ancora a portata di undercut, ma se il ritmo lì davanti rimane così alto, sarà complicato per lui e tutto il resto della compagnia, visto che si porta fino alle due Aston Martin, visto che Tia Prince credo abbia commesso un errore, perché ha 2,5 secondi nei confronti di Cesco, forse una piccola indecisione che anche per lui gli costa magari quel mezzo secondo, perde il DRS e non riesce più a rientrare. Una gara essenzialmente di studio, mentre Mattia Metrano riesce a rimanere vicino al posteriore di Marco Gano, questo gli garantisce ovviamente l'utilizzo del DRS, dunque non perde nemmeno tanto tempo in questa fase il pilota a Red Bull, nonostante abbia quel danno al fondo non così lieve, dunque riesce a metterci una pezza almeno in questa fase Mattia Metrano, perché dispone del DRS, dovrà stare attento in una ipotetica di eventuale sosta durante la pioggia a non perdere il treno degli altri piloti, anche se poi in quel caso il DRS verrà poi disattivato, comunque potrebbe andare maggiormente in sofferenza in quel frangente il pilota Red Bull, mentre siamo sempre con G-Sport che in questo caso non può approfittare del suo DRS, anche perché Mattia Metrano, come dicevamo, ne rispone anche lui, e dunque rende vani essenzialmente i tentativi di G-Sport, che allora fa meglio a tenersi alle spalle di Mattia Metrano e non è, dunque non tentare un sorpasso e cercare di gestire per quanto possibile la gara in questo momento, anche perché il treno di DRS, come abbiamo detto poco fa, si estende essenzialmente da Stem fino alle due Aston Martin di Anacceso, quindi è un bel gruppetto di piloti incluso all'interno di questo riferimento utile per l'utilizzo della mobile. Il davanti nulla cambia, sempre molto molto vicini, Luca Bigno e Cartista si sono definitivamente riallacciati dopo quel piccolo errore da parte di Zeta Promauro che ha consentito di ridurre il gap da 1,2 secondi a circa 7 decimi, adesso invece lo vediamo addirittura intorno al mezzo secondo, dunque anche in questo caso si è formato un altro gruppetto, sono due gruppi di piloti che si possono trovare in pista, quello da Drago Libitato sino a Cartista, poi da Stem fino alle due Aston Martin come abbiamo menzionato in precedenza. Carrellata al contrario per dare spazio e onore a tutti i piloti che in questi primi 8 giri si sono dati grande battaglia, nonostante soprattutto la carreggiata sia davvero stretta. Si arriva in curva 1 con l'idea che c'è spazio, ma se il pilota tenta di resistere, come abbiamo visto con Luca Flaminio, c'è la possibilità di difendersi. Bisogna stare molto attenti perché si rischia di andare sui panettoni nel richiamo sulla destra della variante del tamburello, si perde tempo, è capace che chi sta dietro riesce a guadagnare due posizioni uscendo più forte, quindi è davvero molto intrigante. Si avvicina tanto adesso sul dritto Fabio, comincia a sbottonarsi un po', forse in cerca di un cambio nei confronti di Drago Lievitato, che per il momento lo vediamo anche qui non lampeggiare i piloti che seguono Drago. È fondamentale per Drago non arrivare a questo segnale, mettiamola così, che indica che con la batteria è sceso sotto il 10%. Fatica purtroppo che Artista si sta staccando da Luca Bigno, che invece tiene botta, e mano a mano, come vedete, Stem continua ad allontanarsi sempre di più. In chat è ovviamente ottima l'analisi del buon Lopeschi, Stem ovviamente calza la gomma arda rispetto alla media puntata dai primissimi, fatta eccezione per Fabio il Surname, quindi è virtualmente in seconda posizione qualora la pioggia dovesse arrivare in ritardo. Dagli onboard il cielo è rimasto simile, diciamo, rispetto a come siamo partiti, quindi per il momento credo l'allarme pioggia sia ancora abbastanza lontano. Sì, da quando abbiamo iniziato la gara, durante il primo giro, uno dei primi giri, la pioggia veniva segnalata con 30 minuti di latenza, adesso è rimasta ancora 30 minuti, dunque sono trascorsi circa 10 minuti dall'inizio della gara e la pioggia ha subito anch'essa questo shift, questa traslazione di 10 minuti in avanti, dunque i piloti con gomma media dovranno iniziare a riflettere su quella che è la gestione e la effettiva longevità della loro gomma, dovranno iniziare ad accudirla con più parsimonia, anche perché potrebbe non essere così lampante, non potrebbe essere così brillante la performance offerta dalla media quando dovesse arrivare la pioggia, anche perché sembra essere ancora
abbastanza lontano, una latenza di circa mezz'ora significa che arriveremo intorno al giro 25-26, che credo fosse la finestra indicata da Teraf come possibile per il cambio gomme, giusto? Eh sì, è il limite per la gomma media, almeno da quello che ho visto, anche dettato dall'usura e del fatto che anche con un undercut, con una gomma hard, puoi andare e guadagnare facilmente. La gomma hard va abbastanza presto in temperatura rispetto alle altre piste, è una pista estremamente tecnica, quindi è più facile anche accendere la gomma. Bisognerà proprio vedere anche chi sarà stato più bravo, chissà, magari un Flaminio così sornione dietro di Fabio, tra virgolette, riesce a gestire meglio il DRS, visto che in trazione ha qualcosina in più rispetto a Fabio, quindi magari sta trattando meglio la sua gomma. Sarà quindi interessante vedere chi con la media riuscirà ad andare più lungo e chi invece con la hard, ovviamente per primo Fabio, è in una posizione più agevole, poiché potrebbe risparmiare addirittura 25-26 secondi, se non vado errato, di un pit stop. È un vantaggio enorme, ovviamente, e sarà curioso, se non vado errato è forse la prima volta in Master su una pista così tecnica, non ricordo Australia, se c'è la pioggia, quindi sarà interessante vedere anche un evento. Non immagino qualche pilota abbia puntato su un setup da bagnato, sebbene si viaggi abbastanza carichi. Intanto Switch con Fiorino che passa a Stem, magari prova lui con un po' di carica, anche perché Stem abbiamo intravisto lampeggiare, tenta lui di andare a recuperare qualche secondo nei confronti dei primi set. J-Sport anche lui ha passato a Metrano, forse un'uscita non felice da parte di Metrano alla rivazza, quest'anno molto divertente, almeno per quello che ho fatto io in pro, è una curva fondamentale per ovviamente portare tanta velocità sul rettino principale, però il cordolo interno è molto alto, cerchi di sfruttare tutta l'uscita, sei in quarta, alcuni in quinta marcia, quindi hai ancora tanta potenza, tanta coppia, e il traverso leggero ci esce sempre, uno dei punti più belli, così come qui alla Piratella. Switch, no, errore a questo punto. No, invece Bagar, Flaminio ha commesso credo un errore in uscita dalle acque minerali, passa Z Pro Mauro e si infila anche Shumi Legend alla variante Gresini. Insomma, non ho fatto in tempo a dire che Flaminio magari poteva stare tranquillo dietro Fabio, che è arrivato purtroppo un piccolo errore in uscita dalle acque minerali. Speriamo non ci sia il danno al fondo, perché lì i cortoli, i panettoni sono molto severi. Per il momento dal live timing non viene segnalato nulla di ciò. Grazie intanto anche a Brian K890 e I Love Gesù 69 per il... I Love... Ah no, Gesù... Switch intanto nelle prime posizioni con Fabio che passa Drago e Shumi che passa Z Pro Mauro. Mauro tampona Shumi Legend nella staccata del tamburello, attenzione, resiste anche Drago, lievitato, e Fabio Sonemi si scatena la lotta qui. Occhio, perché adesso Fabio Surname avrà all'interno la Villeneuve, ma lascia transitare davanti a sé la W14 di Drago Lievitato, che allora si riappropria della leadership e respinge così il primo attacco di Fabio, che a quanto pare dovrebbe comunque aver sorbito degli effetti, mentre Skoda in uscita dalla Tosa, lo stesso Drago Lievitato. Fabio vorrebbe aumentare un po' quello che è il ritmo, andare a spingere un po' di più su queste gomme per almeno cercare di distanziare i piloti alle loro spalle, approfittando probabilmente anche dell'errore di Luca Flaminio, che avrebbe potuto aprire una leggera finestra con la terza posizione adesso detenuta da Shumi Legend. Purtroppo questa opportunità adesso potrebbe essergli sfuggita, dovranno essere attenti i due piloti davanti alle loro azioni. Adesso errore di Drago Lievitato che va largo qui alla variante Gresini, potrebbe offrire un'opportunità di sorpasso a Fabio Surname, che potrebbe tentare l'interno, ne arriva la rivazza 1, vedremo se riuscirà nel suo intento il pilota Alfa Romeo, che poi però dovrebbe concedere il DRS sul rettilineo del traguardo. Un momento abbastanza travagliato per Drago Lievitato, dal momento in cui Fabio ha tentato il sorpasso ha commesso un paio di errori. Skoda ancora una volta, Flaminio in uscita dalle rivazza 2 perde altre posizioni, adesso a vantaggio di Luca Bigno, Z Pro Mauro l'aveva già passato in precedenza, adesso invece ce la fa Fabio col DRS, porta a termine il sorpasso nei confronti di Drago Lievitato, si riappropria della leadership, era partito dalla pole, ritorna e adesso vediamo che Luca Flaminio è stato sorpassato solamente da Luca Bigno, riesce a respingere invece il tentativo da parte di Cattista. Potrebbe essere una fase di primo calo, forse molto leggero, della gomma media, oppure la gomma hard che si è definitivamente accesa sull'Alfa Romeo di Fabio Surname, che quindi torna in prima posizione. Precedente giro tantissima lotta, hai ben detto, Fabio vuole tirare, voleva soprattutto nel giro precedente approfittare dell'errore di Fabio, di Luca Flaminio, che aveva aperto un piccolo gap, è stato molto bravo Shumi ad attivarsi, a passare Z Pro Mauro e con quella velocità riuscire a rimanere sotto il secondo con la coppia di testa, quindi nulla cambia diciamo per il proseguo della gara, visto che sono tutti quanti ancora sotto la zona di abbondantemente anche nella zona di DRS. Si sta staccando leggermente Flaminio, forse un po' disunito, altro traverso in uscita dalla variante alta, quindi un po' di panico in questi ultimi giri
per Luca Flaminio. Ciò permette a Fiorino di rimanere tutto sommato lì sui 3,5 secondi. Significa che non hanno perso in questi giri da quando si è messo davanti a Stem. Per carità, ha più batteria rispetto a Stem, che ha dovuto fare tutto da solo per un paio di giri. E anche questa lotta, insomma, un po' intestina, per quanto corretta, forse Sciumi è sembrato quello almeno che fa finta di avere le spalle un po' più larghe per intimorire l'avversario, ci vuole verso la staccata di curva 1 e far capire: aspetta, vado io, poi dopo ci provi tu, per ora vado io, tanto decide di andare Stem. Nei confronti di Fiorino devono trovare un po' un tacito accordo, perché adesso lampeggia Fiorino, forse potrebbe andare di legge, che è stato il terzo in questo gruppetto e sembra avere ritmo, potenzialità per almeno tenere la coda dei piloti lì davanti. Fiorino sbanda anche vigorosamente l'uscita dalla Villeneuve. Iniziano a scozzare tanto le vetture di piloti con gomme medie, prima Drago Levitato, poi Flaminio, adesso arriva anche Fiorino. Bisognerà tenere d'occhio quella che è la situazione pneumatici, potrebbe essere ancora presto per un drop della gomma a spalla gialla, però ovviamente, visto che negli ultimi giri si sono osservati un incremento abbastanza esponenziale di quelle che sono le difficoltà dei piloti a mantenere dritte le loro vetture, ecco che potrebbe essere comunque vantaggioso tenere d'occhio le condizioni dei pneumatici da parte dei piloti che hanno deciso di optare per la gomma un po' più soft rispetto alla hard. Siamo adesso con Z Pro Mauro, che insegue la coda di Sciumi Legend, che si attarda sempre leggermente rispetto a Drago Livetato e Fabio Surname, riesce poi a ricucire questo piccolo gap che si crea ovviamente grazie all'utilizzo del DRS, probabilmente fatica all'interno del settore guidato di Imola rispetto alle due di testa, quindi va a perdere, ad accusare un po' questi decimi rispetto a coloro che invece guidano il gruppo. Fabio Surname è tornato davanti, ma come presagivamo sarà molto difficile rompere il DRS nei confronti di Drago Levitato, e sarà ovviamente anche molto complicato riuscire a respingere dalla terza posizione Sciumi Legend, è quasi impossibile, quindi la situazione rimarrà praticamente la stessa. Attenzione, sbandiere gialle mica mai, abbiamo visto infatti andare contro le barriere in uscita dal tamburello, e infatti è lì che già c'è la vettura, la monoposto di Mike Mai, aveva avuto credo forse una disconnessione, perché è stato molto improvvisa come incidente, innaturale in quel punto del tracciato, di solito non si percorre quella traiettoria, quindi almeno a prima impressione sembra più che altro una disconnessione, un problema di rete, poi magari il replay chiarirà questa situazione nel post gara. E è andato a muro, tant'è che c'è safety car in uscita dalla variante del tamburello. È un errore tipico, almeno vedendo la posizione della vettura, probabilmente troppo aggressivo sul cortolo sulla destra nel richiamo. Lì non dico che si fa in pieno, ma quasi, si porta già tanta velocità verso l'uscita. Immagino l'ha persa, non è riuscito a controllare l'effetto pendolo e ha concluso contro le barriere la sua corsa. Safety car, si apre un'ipotesi gomme per magari chi è nelle ultime posizioni, qui davanti non credo si fermerà nessuno, magari chi ha un'altra gomma gialla e vuole un po' di vita in più potrebbe pensare di fermarsi, così come Cesco e Tia, gli altri perché no, magari anche a Metrano, così si mette su una gomma più fresca che lo aiuta a contenere i danni che ha al fondo. E intanto il radar segnala l'arrivo della pioggia tra 10 minuti, dunque abbiamo avuto un cambio repentino di quelle che saranno le condizioni climatiche. Già al giro 10 avevamo detto come il radar segnasse ancora con circa 30 minuti di latenza la pioggia, adesso sono diventati solamente 10. Questo ovviamente fa bene a chi aveva scelto di optare per gomma media, in quanto non dovrà trovarsi a gestire una gomma molto meno performante. Intanto rientrano nei box Fiorino, Giovi, Manu Juve, Cesco e Tia Prince, tutti gli altri rimangono in pista. E allo stato attuale non cambia molto per i piloti che stanno davanti, anche perché Fabio Surname, se riesce a mantenere la vetta della classifica, così come gli altri piloti Suave, se riescono a mantenere la posizione che occupano in pista, alla fine si ritrovano praticamente ad armi pari con coloro che hanno montato la gomma media, e i discorsi saranno da destinarsi al momento del pit stop, che sarà la chiave di lettura di questa gara. Saranno due i momenti dei pit stop, quello ovviamente in cui da asciutto si passerà a bagnato, e poi quello in cui da bagnato si ritornerà su condizioni asciutte, quindi sarà una doppia fatica per i piloti che dovranno architettare, dovranno ingegnarsi per decretare quello che sarà il miglior momento per cambiare mescola da asciutto a bagnato e da bagnato ad asciutto per ben due volte, quindi si complica ancora quella che è la situazione della gara. Non dovranno ovviamente permettersi errori coloro che occupano le prime posizioni, che in queste condizioni di solito sono quelli un po' più svantaggiati, mentre chi è in posizioni meno ambite può permettersi di prendersi qualche rischio, di sbilanciarsi e andare a tentare il tutto per tutto, che a volte può pagare con dei benefici enormi, a volte invece può essere controproducente senza comunque determinare delle conseguenze avverse. Infatti i piloti si trovavano già in posizioni poco abbienti, si ritroverebbero
sarebbero comunque in una posizione che era simile a quella di partenza. Mentre Safety Car, che conclude credo a questo punto la sua seconda tornata di passo dopo quello che è stato l'incidente di Mickey Mai, che è stato proprio per un attimo, è stato inquadrato dalle telecamere, è andata totalmente dritta la sua vettura contro le barriere. Ricorda purtroppo un altro evento infausto corso su questo tracciato parecchi anni or sono, e fatto sta che adesso la situazione si è congelata con circa 5-6 piloti che hanno cambiato gomme, dunque si daranno battaglia. Addirittura Giovi e Tia Prince sono andati su gomma soft, quindi cercheranno di guadagnare quante più posizioni possibili dopo l'entrata ai box della safety car, contando ovviamente che il DRS non sarà a disposizione per i primi tre giri. Nel mentre con i vari pit stop hanno ascoltato 5 piloti la chiamata del buon Lopez dell'andare ai box, due in particolare hanno ascoltato la sua chiamata della gomma rossa, ovvero il Tia Prince e Giovi, che hanno optato quindi per la gomma più morbida. Tutti gli altri invece sono passati sulla gomma gialla, quindi per alcuni, così come Cesco, c'è stato già il rispettare lo switch, il cambio della la regola, il cambio della mescola differente insomma rispetto alla quale si parte, ma con appena verrà disabilitato il DRS questa regola sarà decisamente inutile. E vedremo, poiché insomma il buon Lopez ci dice dalla chat, insomma, una fonte decisamente affidabile, che insomma, avranno tanto grip in più. Ovviamente sta diventando sempre più scuro il cielo, le nuvole si addensano e ovviamente anche le temperature crollano. La ripartenza con la gomma hard per Fabio non sarà così facile, così come per Jay Sport e tutti gli altri piloti che ancora calzano la gomma hard. Immagino un Giovi decisamente all'attacco, visto che è il primo dei piloti con la gomma più morbida e soprattutto nuova. Questa sarà ovviamente una questione da tenere sott'occhio, anche perché potrà sfruttare appieno il potenziale della gomma. Intanto, scusami, comincia a piovere. E questo potrebbe cambiare tutto. Se la safety car si fosse tardata di 2-3 giri, i piloti avrebbero potuto sfruttare la sosta sotto regime di safety car, quindi praticamente tutti sarebbero rientrati e avrebbero montato gomme da bagnato. Adesso invece la questione sarà da destinarsi, diventerà molto più complicato, mentre dalla ripartenza adesso Fabio Surname si porta dietro di sé tutto il pacco di piloti. Drago Livitato non riesce ad approfittare della ripartenza, sarà molto lontano, dunque non potrà tentare l'attacco in arrivo a curva 1, mentre Bagarchi dietro tra Koganu, Mattia Metrano e lo stesso J-Sport, che cerca di prendersi la posizione all'esterno del tamburello e ce la fa. J-Sport dunque sale all'interno della decima posizione, fa tanta fatica adesso Marco Gano, che tappa un po' tutto il resto del gruppo, con Ametrano che si porta all'interno nei confronti di Giovi, e qui la Villeneuve Giovi che però ha su gomme soft riesce a prevalere nei confronti del pilota Red Bull. Ha messo subito nel mirino quella che è la Ferrari di Marco Gano, che non deve aver goduto di un'ottima ripartenza dalla safety car. Infatti ha perso già due posizioni, una nei confronti di J-Sport, adesso anche nei confronti di Giovi, che si infila all'interno in uscita dalla Tosa, si porta ben davanti prima di impostare anche la traiettoria della Piratella. Dunque una ripartenza mostre da parte di Marco Gano, che sta vedendo tutte le vetture che lo sfidano in successione, mentre davanti non cambia nulla, rimane sempre a guidare il gruppo Fabio Surname. Cerca di portare un po' di azione di disturbo Luca Bigno nei confronti di Zeta Pro Mauro, riesce a metterci una pezza anche in questo caso Marco Gano, che sembra essersi ripreso, infatti riesce a coprire la traiettoria e distanziare i piloti che gli sono alle spalle, mentre Giovi in virtù della strapotere della gomma soft riesce a mettere sotto pressione anche J-Sport. Vediamo se riuscirà a provare il sorpasso di qui a breve, in quanto la pista andrà progressivamente bagnandosi, quindi diventerà sempre più difficile la guida sul circuito di Imola, che si sta bagnando con una velocità abbastanza elevata. Vediamo che iniziano a formarsi, per quanto di dimensioni ridotte, le prime pozzanghere che andranno a rendere complicata la vita ai vari piloti. Vediamo se ci prova qui Giovi nei confronti di J-Sport in fondo al tamburello, l'ha portato a termine ben prima di arrivare in fase di staccata. Sale dunque in ottava posizione nono J-Sport, decimo Marco Gano, mentre i box Drago Livitato, Zeta Pro Mauro, Alessio Fiorino, per andare subito sulla chiamata alle intermedie. Drago Livitato si gioca il jolly, cercando di andare a effettuare un undercut nei confronti di Fabio Surname, confidando in quella che è una prestazionalità migliore adesso delle intermedie rispetto alle gomme da asciutto. Vedremo quello che sarà il suo trend nel corso di questo giro, e soprattutto vedremo se Fabio Surname risponderà immediatamente a quello che è la chiamata di Drago Livitato. Giovine approfitta, fa un'altra vittima, sale in settima posizione, sorpassa anche di legge l'altra Ferrari in pista e quindi inizia a mettere nel mirino quella che è la McLaren di SDM, una scelta che per il momento si è rivelata azzeccata, quella di montare la gomma rossa per Giovi, che era al di fuori da top 10, adesso vi è salito sfruttando ovviamente anche quelle che sono state le soste di tre piloti, però è già in settima posizione, pronto a insidiare la sesta posizione di SDM. Potrebbe approfittarne subito qui in uscita dalla variante Gresini, e infatti così si affianca in arrivo quello che è il rettilineo che conduce fino alla rivazza 1, dove Giovi avrà l'interno. SDM costretto a percorrere la traiettoria esterna, lascia strada al pilota della Haas, che sta
sta seminando il panico in questa fase di gara, e dunque si porta in questo caso in sesta posizione, subito pronto a sorpassare anche la vettura di Cartista, e credo che lo faccia mentre rientra in box un'altra vettura, credo che sia la Aston Martin di invece era l'Alpine di G-Sport insieme alla Ferrari di Legge e alla Red Bull di Mattia Metrano. Dunque altri tre piloti tornano nelle box, vediamo quella che è la posizione di uscita di Drago Livitato nei confronti di questi piloti, soprattutto il gap di Drago Livitato rispetto ai primi. Mi sembra presto per la chiamata su intermedia, 18 secondi è arrivato Drago nei confronti di Cesco, adesso si aggiornerà con la sosta di questi altri tre piloti di Legge, G-Sport e Metrano che vanno anche loro sull'intermedia. Non lo so, mi sembra presto, ha recuperato un secondo su Cesco, ma perché Cesco è in una bagara anche lui con Tia che ha la gomma soft, Ganu con la hard, ha fatto in temperatura, quindi hanno perso, ma nei confronti di Drago non so, vediamo adesso i tempi lì davanti, cominciano, ecco, già che è più stabile adesso la situazione, comincia a perdere invece Drago da Cesco, penso sia abbastanza presto per l'intermedia. Sì, è stato un po' inspiegabile, non ci aspettavamo probabilmente di assistere a una sosta così anticipata, mentre Giovi sorpassa anche Flaminio, aveva fatto mercé di Luca Bigno, anzi pardon, di Cartista all'inizio di questo giro, adesso sorpassa anche la Red Bull di Luca Flaminio e si è portato già abbastanza vicino a quella che è la Williams di Luca Bigno, difficile che lo sorpassi qui in uscita dalla Rivazza 2 in arrivo poi al Tamburello, però potrebbe iniziare a pensarci, mentre rientrano tutti i box Fabio, Shumi Legend, Giovi, Luca Bigno decidono di effettuare la sosta, anche loro comunque forse vanno un po' in anticipo in quello che è il cambio da gomme ad asciutto su gomme intermedie, li segue gran parte della griglia, rimangono fuori solamente Giovi che può sfruttare ovviamente quello che è il suo potenziale estremo delle gomme soft, e lo stesso Flaminio. G-Sport era rientrato il giro precedente, lui di solito su questo tipo di scelte è sempre molto saggio e la maggior parte delle volte azzecca anche quella che è la decisione più appropriata. Questa volta forse Raffa hanno anticipato un po' tutti quello che è il momento, probabilmente questa tornata se non la prossima sarebbero state le più indicate. Probabilmente questa tornata comincia ad essere decisamente più intensa, la pioggia che scende comincia anche ad essere sollevata dalle gomme delle vetture, passa Drago Lievitato nei confronti di Fabio Il Surname, quindi tutto sommato in quest'ultimo giro probabilmente forse solo il T3 a questo punto è stato fondamentale per Drago, per carità, magari anche qualcosa di più, non è per mettere in dubbio la chiamata da parte del pilota Mercedes che sembrava inizialmente non poter funzionare, ma invece in questo momento si ritrova virtualmente in prima posizione con Giovi che sta tirando tutto al momento a 23 secondi e mezzo nei confronti di Drago Lievitato. Fabio Il Surname fatica ovviamente a portare le gomme intermedie in temperatura, Giovi potrebbe essere abbondantemente in lizza per il podio, scavalcare addirittura Shumi che ha perso un po' con la sosta in box, era in virtuale terza posizione, ha perso tanto Cartista perché si era fermato anche Luca Bigno, insomma valzer dei pit stop e per il momento premia Drago Lievitato in una virtuale prima posizione, si ferma adesso Giovi e sicuramente anche Flaminio che ha deciso di proseguire un giro in più, non so perché, visto che insomma aveva il box libero, Metrano dietro di lui si era già fermato, non si è affidato, ha deciso di fare un giro in più, vedremo se pagherà con l'uscita adesso dalla pit lane. Tecnicamente Giovi dovrebbe essere davanti forse di un'inezia rispetto a Drago Lievitato, dunque rimaniamo sul pilota Mercedes che transita adesso sul traguardo del circuito di Imola, adesso sta per togliere il limitatore in questa frangente la Red Bull di Luca Flaminio, è uscito Giovi, esce proprio in queste stanze, si deve accodare nei confronti di Zeta Promauro, dunque è quarto Giovi, probabilmente quinto perché verrà sorpassato da un'altra vettura, infatti è così, viene sorpassato anche da Shumi Legend e da Luca Bigno, ma Luca Bigno commette un errore, allora passa anche l'asse di Giovi che punta il compagno di squadra, ha un'uscita molto più convincente dal Tamburello Giovi, ma non riesce a trovare il momento necessario per andare a portare l'attacco nei confronti di Shumi Legend, l'errore di Luca Bigno comunque ha fatto sì che Giovi riuscisse a risalire di una posizione, alla fine Drago Lievitato si riappropria della prima casella con 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Fabio Il Surname, la sua scelta si è rivelata azzeccata come dicevi tu Raffa anche nel confronto con Giovi, quindi può godersi la sua prima posizione, mentre Fabio Il Surname è riuscito a distanziare di oltre un secondo quella che è la vettura di Zeta Promauro momentaneamente in terza posizione. Chi invece non è riuscito a sfruttare appieno quella che era una sosta anticipata, effettuata un giro dopo quello che era il pit stop di Drago Lievitato, è proprio G-Sport che adesso è in ottava posizione, però se consideriamo la posizione di partenza di G-Sport che era la 14ª, ha comunque guadagnato 6 caselle rispetto alla sua posizione in griglia, quindi alla fine anche per lui un minimo effetto ha sortito l'undercut. Sì, penso chi si sia fermato Drago, tutto sommato è lì davanti anche per un grande feeling, una grande velocità, penso chi si sia fermato nel giro di J, quindi di Lecce da Metrano, possano ritenersi soddisfatti della loro chiamata. Giovi, diciamo, è in estasi perché insomma partiva nelle ultimissime posizioni, ha fatto questa chiamata con la gomma morbida sfruttando la safety car, si ritrova adesso a bussare negli scarichi al suo compagno di scuderia, ci prova Luca Bigno, fa buona guardia a Giovi,
fondamentale. Credo che Giovi già possa ritenersi soddisfatto della serata. Adesso, per carità, ci sono ancora 40 giri, quindi decisamente lunga. Sarà fondamentale a questo punto capire se bisognerà passare alla full wet, perché la pioggia, l'intensità della pioggia è previsto che si vada ad intensificare molto pesantemente, e poi l'eventuale ennesima matta nel capire quando sarà il giro giusto per tornare sulla gomma slick. Intanto qui Mattia Metrano riesce a fare un sorpasso clamoroso nei confronti di Alessio Fiorino, momentaneamente in quindicesima posizione, si difende praticamente all'esterno, è riuscito a passare lo stesso Mattia Metrano con quel danno al fondo, non sappiamo se fosse un'azione di difesa o meno, ma comunque è riuscito a respingere quello che poteva essere un tentativo di attacco, o è riuscito a mettere a segno un grandissimo sorpasso, mentre qui è l'Archicesco che davanti a sé comunque può godere di una visuale non forcata da quelle che sono le nubi d'acqua alzate dalle monoposto. Queste monoposto, tra l'altro, a effetto suolo, hanno anche una nube d'acqua molto più pronunciata rispetto alle vetture di concezione precedente, che alzavano meno o minor quantità di gocce. Credo la visuale spettatore sia un po' gentile, diciamo, sugli onboard. Adesso cerco di recuperare l'onboard di Stem per capire meglio cosa vedono i piloti. Lì davanti intanto si riduce il vantaggio di Drago Levitato, da 2 secondi e 2 passa a 1 secondo e 6. Fabio Sorname inizia gradualmente a ricucire quello che è il suo distacco dalla vetta e ad allungare invece quello che è il suo vantaggio rispetto alla terza posizione. Se andiamo a prendere in considerazione il tempo fatto segnare all'interno della tornata numero 23, quindi la precedente, Fabio Sorname ha siglato un primo 24 e 2 contro invece il tempo di Drago Limitato, un primo 24 e 6, dunque 4 decimi di differenza tra Fabio e Drago che dunque dovrà iniziare a spingere anche un po' di più su questo tipo di condizione. Ha comunque un secondo e mezzo da gestire, che però potrebbe ridursi in fretta di questo passo, perché se dovesse comunque guadagnare costantemente 4 decimi a giro, ecco che nel giro di 2 tornate si troverebbe al di sotto del secondo, e dunque Drago Limitato è costretto a prendere provvedimenti, mentre la visura di Stem comunque abbastanza libera, diciamo che non è così proibitivo. Pensavo molto peggio, probabilmente in futuro sarà decisamente peggio, visto che la pioggia andrà a peggiorare. È orribile purtroppo l'effetto della pioggia che cade sopra le vetture, che va a 10 frame rispetto a tutto il resto, tra i 30 e i 60, insomma, in base alla console dalla quale si muovono i piloti. E continua invece il trend di guadagno di Fabio Sorname nei confronti di Drago Levitato, altri 4 decimi guadagnati nel corso di questo passaggio, dunque si pronuncia una lotta per la prima posizione tra i due soliti contendenti, Drago Levitato e Fabio Sorname, che già avevano acceso quello che era un round inaugurale a Melbourne, un round deciso proprio all'ultimo giro, dopo che Drago Levitato, reduce da una lunga permanenza in prima posizione, che forse veniva spacciato come sfavorito nel confronto con Fabio Sorname in virtù della differente livello energetico all'interno delle due differenti batterie, alla fine è riuscito a spuntarla con una difesa mastodontica, mentre qui possiamo vedere quello che è il gap dato in tempo reale, con un vantaggio che va aprendosi sempre a favore di Fabio Sorname. Nell'ultimo giro ha guadagnato 3 decimi, un primo 24 e 7 contro un 25 e 0 di Drago Levitato, 24 e 2 contro 24 e 6 e un 23 e 7 contro il 24 e 0, dunque sempre mediamente circa 3 decimi, 3 decimi e mezzo al giro a favore di Fabio Sorname, che adesso è definitivamente piombato sotto al secondo, dunque inizia ad avvicinarsi sempre in maniera più concreta alla monoposto di Drago Levitato, che sebbene abbia effettuato una giusta chiamata per quella che era il giro corretto all'interno del quale effettuò la scuola, adesso si trova a doversi difendere da un cliente alquanto scomodo. È vero che a Imola è già molto complicato sorpassare, in condizioni di bagnato lo è ancora di più, però avere un pilota del calibro di Fabio Sorname all'interno del proprio secondo, nonostante non possa utilizzare il DRS, non è mai una buona notizia, quindi dovrà fare buona guardia tra Levitato, e soprattutto dovrà mantenere una freddezza estrema per evitare di commettere errori e dunque regalare la leadership a Fabio Sorname, che ovviamente partendo dalla pole position punta a mettere a segno la terza vittoria consecutiva. Dalla chat live su Twitch, non su YouTube, visto che chi ci sta seguendo in questo ricaricamento, in questa premiere su YouTube, sì, può commentare ma non lo leggiamo, quindi venite la sera prima su Twitch oppure venitevi sul nostro canale Telegram, così vi arrivano tutte le notifiche. Dalla chat quindi il buon Max Basile aka Shill27 e la formichina J-Sport nel frattempo ha risalito metà classifica. Attenzione, tanto Bigno qui alla staccata del tornantino prova a farsi vedere nei confronti di Giovi. Assolutamente sì, Max, per J tra virgolette facilitato da un giro in più
fatto da Flaminio, che prova a riprendersi la posizione, ed anche uno Stam non perfetto, diciamo, nel portare la commenta temperatura. Cartista invece è sprofondato in classifica, visto che ha dovuto attendere la sosta del suo compagno di scuderia in Williams, Luca Bigno. Quindi sì, come aveva anche ben detto in precedenza un'ottima chiamata da parte di Jay, che comunque dalla più o meno dodicesima posizione, se non vado errato, prima della sosta, si è riportato abbondantemente in zona punti. E il buon Lopez, che attenzione, perché dalle prove che ho fatto qua, se la pista si allaga, la wet diventa necessaria. C'è quella finestra, bisognerà capire se vale la pena fermarsi, perché c'è una finestra di un 5 minuti che ha previsto il devasto, essenzialmente Imola 2021, che abbiamo assistito dalla realtà, o quest'anno, purtroppo, senza scherzare troppo, in realtà, che ha portato, diciamo, la cosa minore è stato l'annullamento del GP, visto i vari devasti a livello naturale. Davanti invece, mentre che faccio queste digressioni, lotta tra Fabio e Drago Lievitato, che cerca di resistere, sembra un po' Verstappen e Hamilton alla staccata di curva 1, proprio lì al tamburello in Imola 2021. Lotta con Drago, che ritiene ancora alle sue spalle Fabio il surname. Un po' motociclistica la guida di Drago Lievitato sul bagnato, porta tanta velocità al centro curva, la gira con il posteriore, più pulito invece Fabio, tondo, traiettorie da bagnato, più che traiettorie guida da bagnato, le traiettorie sono rimaste sempre le stesse, cambia poco qui su questo Sinkade, mettiamola così. Purtroppo effettivamente non cambia molto tra asciutto e bagnato, sarebbe sicuramente una feature incredibile da inserire negli anni a venire, in quanto potrebbe comunque premiare almeno in 8, andando così aggressivi sui cortoli, sulla vernice, soprattutto all'acqua minerale, quindi, perché aiuta magari anche chi non riesce a provare troppo come me, però ecco, fa storcere un po' il naso, quello sì. Dato resiste alla muraglia di Drago Lievitato nei confronti di Fabio Surname, si era aperta una piccola breccia che poi è stata subito richiusa da parte di Drago Lievitato, resistendo al tamburello e poi andando a respingere anche quella che poteva essere un'eventuale minaccia alla Villeneuve. Ma ci risiamo, perché un altro round è pronto con Fabio Surname sempre in scia della W14. Drago Lievitato iniziano un'altra tornata, l'uno in scia all'altro, attenzione nelle bandiere gialle nel terzo settore, mentre si discosta adesso Fabio Surname dalla traiettoria, si affianca, prende l'interno nei confronti di Drago Lievitato, che gli concede la traiettoria migliore. Dovrà fare buona guardia qui Drago Lievitato per evitare di essere privato della prima posizione. Sono ancora affiancati in ingresso del tamburello, sembra essere davanti Drago Lievitato, non insiste Fabio Surname, forse cerca un incrocio di traiettoria in uscita, vediamo se avrà abbastanza velocità per portare l'attacco in arrivo alla Villeneuve. Sembra essere quasi affiancato, ma alla fine decide ancora una volta di lasciare davanti a sé la W14, la Mercedes color nero di Drago Lievitato, che allora può tirare un sospiro di sollievo, ma chissà quanti giri può resistere in questo modo a quelli che sono gli attacchi che diventano piuttosto insistenti da parte di Fabio Surname. Questo secondo squillo è stato ancora più importante rispetto al primo, questa volta si era affiancato prima di arrivare in staccata, alla fine ha deciso di concedere comunque la prima posizione a Drago Lievitato. Vediamo se ci riproverà ancora all'interno di questa tornata all'inizio del prossimo giro, o se deciderà di cambiare anche qualcosa nella dinamica di attacco e tentare un altro tipo di sorpasso. Forse può a questo punto tentare dall'esterno, visto che ha visto che Drago è così forte nel, non dico lasciare i freni, ma ci andiamo molto vicini, perché in queste condizioni mi sembra troppo ottimistico affidarsi, chiudere gli occhi e sperare che la vettura tenga. Comincia ad essere molto più intensa, almeno l'acqua sollevata dalle vetture, perché adesso viene, si alza in maniera più definita anche dalle gomme anteriori. È un bel effetto questo, tutto sommato, perché sembra 10 frame per secondo, però è una cosa in più rispetto al passato, che andiamo a vedere. Rivediamo cosa succede lì davanti, perché Drago per il momento si è difeso egregiamente. Ci risiamo, perché adesso è un po' più distante però Fabio Surname, mentre qui ci prova Schumi nei confronti di Zeta Pro Mauro, prende l'interno Schumi, non riesce ad affancarsi Fabio Surname nei confronti di Drago Lievitato, alla fine stacca più tardi Zeta Pro Mauro all'esterno, proprio come ha fatto la tutta Mercedes più volte, quindi forse all'esterno c'è più grip in quel frangente, entrambi i piloti sono riusciti a staccare più tardi e portare molta più velocità senza andare in sottosterzo. Devo dire che vedendo in live il confronto tra Drago Lievitato e Fabio Surname, temevo che la manovra del pilota Mercedes lo avrebbe portato largo, avrebbe innescato un sottosterzo sulla sua monoposto, un sottosterzo che poi fortunatamente non si è innescato ed è riuscito a mantenere la sua vettura all'interno della pista e soprattutto a rimanere davanti con quattro ruote a Fabio il Surname, che per il momento segue speranzoso quello che è il posteriore della W14, così come Schumi Legend nei confronti di Zeta Pro Mauro. Quello è stato il primo tentativo da parte del pilota della Haas, mentre si è ricongiunto anche Luca Bigno, che è molto molto vicino in questo frangente a Giovi, che è stato frenato nella sua incursione dall'arrivo poi della pioggia. Adesso
la nube d'acqua sollevata dal monoposto diventa ancora molto più pronunciata. Credo che siamo entrati di diritto nella fase in cui è previsto il vero e proprio temporale qui sul circuito di Imola, temporale che durerà adesso circa 10 minuti, come viene segnalato dal radar meteo, che ricordiamo comunque essere sempre in evoluzione, quindi possono comunque esserci dei discostamenti, delle variazioni. Mentre Fiorino si ritira, Luca, viene chiamata la safety car. Non abbiamo visto il punto in cui si è ritirato il pilota in forza dell'Alfa Romeo, compagno di squadra di Fabio Surname. Comunque per uscita dalla Rivazza ho intravisto proprio un momento il pallino, mi è sembrato in quella zona, o Rivazza o la Villeneuve, era quella parte del tracciato all'incirca, almeno con la posizione della minimappa. Penso più Rivazza, perché mi è apparso più in basso il pallino. E quindi sì, è un gran peccato, ottimo per chi si ferma adesso come Stam, Gano, Ametrano e Tia, per andare a montare la full wet, perché stava diventando davvero critica la situazione. Era tornato a vita davvero bene Flaminio, poiché dopo il sorpasso su J-Sport è riuscito anche quello su di legge. La lotta tra i primissimi non solo ha fatto ricongiungere anche Luca Bigno, ma stava permettendo anche a Flaminio di rientrare, quindi si stava ritrovando bene con il bagnato. Intermedia nuova per Stam, forse, immagino. No, full wet per Ganu. Tendiamo, insomma, un po' che si è vada ad aggiornare il live timing e anche una conferma visiva un po' più rapida dal gioco. Ametrano intermedia nuova. Intermedia nuova anche per te, quindi full wet solo per Marco Ganu. Intrigante. E adesso bisognerà vedere cosa faranno i piloti lì davanti, perché chi si è formato ha montato di nuovo in intermedia. Vedremo se Drago Livitato e Fabio Surname ritengano e che sia necessaria invece una gomma full wet in questo frangente, che potrebbe dargli una spinta in più nel momento della ripartenza. Effettuando la sosta adesso, però, sarebbero praticamente nelle ultime posizioni. Ovviamente bisogna considerare anche quello che decideranno di fare i piloti alle loro spalle. Se gli altri hanno deciso di montare comunque gomma intermedia, probabilmente adesso la pista non è ancora così bagnata, ma dal radar si evince come queste condizioni rimarranno a lungo, quindi la pista probabilmente non è ancora giunta al suo momento di massima densità d'acqua presente sull'asfalto, e quindi potremmo assistere in una fase di questo Gran Premio in cui i piloti andranno a mettere la gomma full wet. Siamo adesso sul rettilineo del traguardo, ovviamente sotto safety car, vediamo cosa faranno i vari piloti. Per il momento nessuno in bocca la corsia dei box rispetto a quanto fanno Drago Livitato e Fabio Surname. La grafica non segnala anche altri piloti che entrano, quindi tutti rimangono su gomma intermedia tranne Cartista rientra. Vedremo se sceglierà di mettere la full wet o la gomma intermedia nuova, come hanno fatto Stam e i piloti che si sono fermati prima di lui, ad eccezione ovviamente di Marco Ganu. Credo, non riesco ben a vedere quella che sia la spalla della gomma montata in questo istante dal pilota Williams, ma credo che sia un'intermedia nuova, se non erro. Sì, dovrebbe essere un'intermedia anche per Cartista. Giusta correzione dalla chat, almeno se la curva è quella, insomma, dopo la Tusa, il tornantino stretto a sinistra dove stanno arrivando in questo momento le vetture, cioè curva 9, la Piratella, doppio curvone sinistro, e ecco, visto un attimino il pallino, quindi penso sia accaduto lì l'incidente per Fiorino. Era più verso l'uscita della 10, poi doppio sinistra viene considerato 9-10, quindi immagino sia uscito troppo forte, il cordolo all'esterno con il bagnato lo ha tradito e ha concluso la corsa contro le barriere sulla sinistra qui, dove arriva adesso Drago Livitato, prima di dove andò a sbattere invece Russell sotto safety car anche in quel frangente nel tentativo di scaldare le gomme qui sulla sinistra all'ingresso delle acque minerali. Purtroppo Russell lo fece anche in condizione d'asciutto, quindi si va ad aumentare quello che era la responsabilità del pilota in quella circostanza. Tra l'altro in quel frangente è diventato iconico un team radio di Kimi Raikkonen che stava dialogando col suo ingegnere, che gli raccontava, che praticamente gli faceva un riassunto dei sorpassi, delle vetture da sorpassare prima di entrare in zona punti, e Raikkonen, vedendo ovviamente Russell uscire proprio in quel momento, lo corresse e disse: guarda, uno è meno da sorpassare, la sbatte Russell da solo. Adesso rientrerà praticamente in questo giro la safety car, siamo on board con Stam che inizia a vedere una quantità fastidiosa di nubi nella sua visuale, considerando che non siamo a velocità di gara, siamo essenzialmente sotto quello che è il regime di safety car, quindi una velocità ridotta rispetto a quelle che percorrono normalmente le monoposto, e nonostante siamo a questa velocità bassa, la visuale di Stam iniziava ad essere occupata in maniera sempre più evidente dalle nubi di pioggia. Vediamo quando darà lo strappo in questo frangente di Drago Livitato, l'ha dato pochi istanti fa, riparte il Gran Premio dell'Emilia Romagna qui sul tracciato di Imola, non riesce ad approfittare della ripartenza
ripartenza Fabio Surname, però riesce ad approfittarne Shumi Legend nei confronti di Zeta Pro Mauro, ancora una volta all'interno con Zeta che difende l'esterno, questa volta attacca così tardi, concede la posizione a Shumi Legend, finisce anche sul tordolo qui lo stesso Zeta Pro Mauro che concede la posizione anche a Giovi, dunque le due as riescono a portare a termine entrambe un sorpasso a testa nel giro di una singola curva, si rimettono rispettivamente in terza e quarta posizione. Flaminio invece punta con decisione quello che è posteriore della Williams di Luca Bigni, vediamo se si fa vedere qui all'ingresso la Tosa e non si affianca, dunque rimane comunque alle spalle di Luca Bigni, per un momento sembrava essere intenzionato a portare l'attacco proprio a livello della Tosa, poi fortunatamente si trattava solamente di una piccola illusione ottica, rimane in settima casella Flaminio. Credo che Zeta Pro Mauro abbia anche un danno, credo al fondo, per aver urtato con troppa violenza quelli che sono i cordoli altissimi sul tamburello, mentre problemi per Cesco, anche lui danno forse sulla sua vettura, infatti procede molto lentamente, vediamo a vedere il live timing e cosa segnala, il danno viene segnalato solamente sulla vettura di Zeta Pro Mauro, non su quella di Cesco che però ha perso diverse posizioni in ingresso dell'acqua e minerali. Situazione rocambolesca, dato stem o giro richiesto oppure almeno per gli highlights, perché l'ho visto molto interno all'ingresso della variante alta, ma nel tentativo di sorpassare Emanuele Uwe, quindi glielo chiediamo più per gli highlights che per il taglio, non credo ci sia questo grande vantaggio, oppure una segnalazione, ho fatto la spia ancora una volta. È stato un giro rocambolesco perché Mauro nel tentativo di resistere ha tagliato il curva 2, è saltato sui panettoni riportando un danno al fondo, è uscito ovviamente più lento e quindi tutti i piloti dietro di lui hanno cercato di guadagnare la posizione, ce l'ha fatta Giovi, Luca Bigno in uscita dalla 3, quindi al tamburello, ha cercato di infilarsi all'interno ma non ce l'ha fatta, subito Flaminio ha provato ad infilarsi e dietro con tutto il rallentamento alla Tosa c'è stato un po' di caos con Gano che con la Fulwet non riesce ancora a lavorare bene e Cesco che forse ha commesso un piccolo errore nel tentativo di passare proprio il pilota della Ferrari ed ha perso 3-4 posizioni anche. Attenzione a Sdem che ci sta provando nei confronti di J Sport, si era affiancato alla Villeneuve e poi ha desistito da quello che è il tentativo di sorpasso nei confronti dell'Alpine del rivale, rimane comunque in una posizione Sdem che sembra avere gran passo dopo la ripartenza, infatti cerca di trovare dei pertugi, cerca di trovare spazio per poter sopravanzare i propri rivali, non ci sono grosse opportunità di sorpasso qui nella prosecuzione del giro, mentre anche Flaminio molto molto aggressivo nei confronti di Luca Bigno, anche lui deve aver ritrovato un ottimo passo dopo la ripartenza, già nel corso del prima del ritiro di Alessio Fiorino aveva dimostrato di avere un ottimo passo, dopo l'uscita di scena della safety car dimostra ancora una volta di essere in ottima, un'ottima posizione per quanto riguarda il potenziale passo gara da parte del pilota Red Bull. Nulla si smuove nelle retrovie, tenderemo poi il transito dei piloti sul traguardo dove si assiste praticamente a maggior parte dell'azione, ma Sdem non aspetta di transitare sul rettilineo del tracciato di Imola, porta a termine in arrivo alla rivazza 1 il sorpasso nei confronti di J-Sport che aveva lasciato la porta aperta, allora non si è fatto pregare due volte il pilota McLaren, si è infilato all'interno, sale in ottava posizione, adesso a circa 7 decimi da andare a racimolare prima di presentarsi alla corte di Luca Flaminio impegnato nel confronto con Luca Bigno. Per il momento nessun altro pilota si azzarda in fondo al tamburello, dunque tutto rimane congelato come era finito il giro numero 33. Decisamente più a suo agio anche Drago Lievitato in questi giri, segno forse anche che la safety car magari lo ha aiutato a riportare in temperatura nel giusto range di lavorazione le gomme, non vorrei che a questo punto si fossero surriscaldate vista almeno quanta difficoltà faceva nel T2, permetteva a Fabio di stare così vicino e poi tentare di attaccarlo verso la staccata di curva 1. Qui Sdem invece si trova davvero a suo agio in queste condizioni così mixate, con per carità lotta con tra virgolette falsata per Zeta Pro Mauro, visto questo piccolo danno al fondo che sicuramente non aiuta sulla fiducia. Forse Gano riesce ad attivarsi nei confronti di Ametrano, oppure un piccolo errore da parte del pilota Red Bull che anche lui, così come Zeta Pro Mauro, ha un danno più pronunciato proprio al fondo della sua monoposto. Vediamo, perché insomma Bigno cerca anche varchi tra virgolette impossibili, lo ha già fatto Sdem, quindi abbiamo visto che si può fare con Ametrano che ha correttamente lasciato spazio. Mauro più rustico, lo conosciamo nelle difese, quindi non tanto facile la manovra da parte di Luca Bigno. Occhio Sdem perché vicinissimo adesso nei confronti di Flaminio, assisteremo all'arrivo dei due sul rettilineo del traguardo di Imola con uno Sdem alla riscossa dopo le ultime due tornate che l'hanno visto guadagnare più ripetizioni su più rivali, vediamo quelle che saranno le decisioni del duo Sdem Flaminio per quanto riguarda il confronto sulla settima posizione. Per il momento adesso vediamo anche quello che è il tentativo di Luca Bigno nei confronti di Zeta Pro Mauro all'esterno, qui si tocca i due con la vettura di Zeta Pro Mauro che finisce in testa a coda, rimane incareggiata, tutti i piloti riescono a levitarla, credo che solamente Flaminio non l'avesse colpito, vorrei essermi sbagliato in questa circostanza, comunque riprende la marcia la vettura di Zeta Pro Mauro, vengono sventolate le bandiere già nel primo settore, credo che sia stata chiamata anche forse una virtual, sì.
lentamente i piloti, infatti virtual safety car con Drago Livrato che ovviamente si adegua a quelle che sono le richieste del Delta, e credo che anche in questo caso ci siano danni sulla vettura di Z Pro Mauro, che infatti oltre ad aver riportato un danno al fondo potrebbe aver accusato altri tipi di danni a carico della propria monoposto. Non viene segnalato invece il danno a carico della vettura di Flaminio, che dunque non dovrebbe aver urtato la monoposto di Z Pro Mauro in testa coda al tamburello. È realisticamente la scelta giusta questa virtual safety car? Non so quanto sia dettata dal fatto che Z Pro Mauro fosse rimasto fermo quasi in traiettoria. Disconnessione per Drago Lievitato, pensavo di essere io di aver avuto un calo di connessione, invece disconnessione per Drago Lievitato, e ha preso un sacco il suo bot nei confronti di Fabio il Surname, quasi 3 secondi. E finito il regime virtual safety car, non so se questa virtual, ecco, provocata dalla pioggia o da questo contatto che c'è stato con Z Pro Mauro, che era rimasto fermo in testa coda in curva 1. Un contatto che è avvenuto, sembrava molto simile a quello che invece era l'incidente tra Bottas e Russell nel 2021, sì, se non erro, con, sì, si tradusse poi in una conseguenza molto più tragica che portò al ritiro di entrambi i piloti con dei danni enormi sulle due monoposto, mentre riprende la gara sotto bandiera verde e Fabio riesce a passare, Drago Lievitato che rientra in box. Bravo il bot nella ripartenza dalla virtual safety car, ma non nel proseguo perché è andato ai box. Drago ancora non è riuscito a rientrare in stanza. Lotta anche tra Stem e Flaminio. Stem che forza Flaminio verso i panettoni di curva 2. Speriamo sia tutto in ordine sulla Red Bull del buon Luca, che si vede attaccato subito anche da J-Sport, ovviamente uscendo lento dal tamburello. Poi si trova attaccato verso la Villeneuve. Riesce a difendersi bene. Fase molto difficile, appena si esce dalla traiettoria ideale si alza un sacco d'acqua, è molto sporco, la gomma intermedia non riesce a drenare, e vediamo se Gano allora in questo momento riesce non tanto a avere più velocità media rispetto agli altri, ma a tenere la vettura quando esce dalla traiettoria ideale. Intanto è rientrato Drago Lievitato e ha montato delle gomme intermedie nuove, non so se sia stata la decisione del botto o se sì, lui è stato sicuramente il bot a montarle. Piove sul bagnato letteralmente qui ad Imola per la prestazione di Drago Lievitato, mentre lungo qui di Mattia Metrano all'uscita delle acque minerali, questo aiuta a quella che è l'incursione da parte di Legge nel tentare un attacco alla variante Gresini, attacco che non arriva, era comunque troppo distante, molto aggressivo sui cordi di Mattia Metrano che mantiene comunque il controllo della sua vettura, sembrava essersi intraversata per una frazione di secondo, ovviamente un traverso che gli sarebbe potuto costare molto molto caro sotto queste circondizioni, anche perché sarebbe stato un attimo che si sarebbe tradotto poi in un altro testa coda, mentre Di Legge viene penalizzato di 3 secondi per aver usufruito sfruttato più volte in maniera illecita quelli che sono i limiti della pista, mentre Shumi Lenchen è molto 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 vicino di davanti a Fabio Surname, 2 decimi 3-2, ancora abbastanza distanti però da non poter portare un attacco, quindi continua a rimanere lì davanti a tutti Fabio Surname, mentre adesso siamo qui con Marco Gano che può approfittare nei confronti di Manuel Juve che era uscito molto male da curva 2, riesce ad approfittare dunque di Piotr Ferrari, si porta all'interno dell'ottava posizione. Riuscito anche Stem nei confronti di Luca Bigno, si è infilato bene anche il buon Manuel Juve nei confronti di Mattia Metrano, qui poi deve difendersi dalla risalita di Metrano che prova all'esterno della tosa con tanta velocità, in più riesce a girare, grande sovrasterzo in trazione, si avvicina molto ovviamente alla pancia della vettura del suo rivale, poi nel proseguo in trazione riesce ad allungare ed ottenere di nuovo la nona posizione. Pochi punti, soltanto 2, ma un grande sorpasso soprattutto per la foto in trazione, questa grande sovrasterzo nel tentativo di scaricare tutta quanta la potenza a terra, ancora difficoltà per Metrano, non solo la potenza ma anche continua purtroppo per lui la difficoltà con il danno al fondo in queste condizioni così proibitive. E teniamo d'occhio Marco Gano perché sembra essere tornato a nuova vita, almeno per il momento, con queste gomme full wet, infatti vicinissimo adesso a J-Sport, potrebbe approfittarne addirittura qui in arrivo alla Rivazza 1, vediamo se deciderà di infilarsi all'interno nei confronti dell'Alpine di J-Sport, per il momento segue fedele quello che è il posteriore della vettura francese, probabilmente ci proverà poi sul rettilineo in arrivo al tamburello. Shumi intanto lì davanti sembra essersi distanziato leggermente rispetto a Fabio Surname, dunque non rappresenta più una minaccia all'interno di questo passaggio per la leadership del pilota Alfa Romeo, che dunque continua a dominare lì davanti a tutti dall'alto della sua prima posizione. Non arriva il sorpasso neanche da parte di Marco Gano qui al tamburello, mentre vediamo tanta bagarre
carta cartista e la vettura, attenzione, c'è la Ferrari, credo che sia di legge a questo punto, che finisce lunga in fondo a curva 1, viene sorpassata da Manuel Juve e mano a mano anche da tutti gli altri piloti. Infatti è pronto anche di aprire a sorpassarlo, che commette un errore, sbanda leggermente, si ferma quasi all'interno della Villeneuve, fortunatamente non viene tamponato dalle altre vetture, dunque riesce a proseguire indenne quella che è la sua gara. Ha rischiato tanto qui il The Prince, così come ha rischiato tanto anche lo stesso Luigi Di Legge. Forse c'è stato un contatto in curva 1 tra Di Legge e Manuel Juve in frenata, e Di Legge, per evitare panettoni, ha preferito tirare dritto. Non sembra essere arrivato un altro avviso, aveva già questa penalità, quindi diciamo ha contenuto i danni sporcando un po' le gomme dovendo resistere a Tia Prince verso la Villeneuve, però poteva andare decisamente peggio. Così continua a far vedere anche Gano, comunque non ho fatto in tempo a complimentarmi con lui per la trazione nei confronti di J-Sport, che purtroppo sono arrivati 3 secondi di penalità, terzo avviso per il pilota Ferrari, che insomma passando J-Sport, come detto, non ha questa grande velocità in più, la full wet immagino rispetto all'intermedia, finché si tratta di stare sulla traiettoria ideale, ma quando si va sullo sporco, soprattutto in trazione, Gano sembra riuscire ad avere qualcosa in più, e lo avrà ancora per qualcosa meno di 10, no, anche meno, qualcosa meno di 5 minuti. Attenzione, perché potrebbe provarci qui Gano all'esterno nei confronti di J-Sport. Vediamo se si difende il pilota Alpine. Non c'è lo spazio per Gano, che allora si deve riaccodare, deve rimanere in ottava posizione. Potrebbe però provare un incrocio di traiettoria in uscita dal tamburello e poi riproporsi qui alla Villeneuve, ma ancora troppo arretrata la SF23 di Marco Gano, che allora deve rimanere ancora a dominare il posteriore dell'Alpine di J-Sport. Qui bagarre ancora con il Tia Prince, che cerca di andare all'attacco dei piloti dinanzi a sé, o meglio anche di difendere coloro che sono alle sue spalle. Infatti fa molta fatica nel contenere la furia di Manuel Juve e della Williams di cartista, se non erro, sì. C'è molta bagarre in quei frangenti, piloti che sono perennemente affiancati, che percorrono una traiettoria molto molto particolare, quindi un confronto praticamente eterno per quanto riguarda la undicesima posizione. È riuscito intanto nel sorpasso Stam nei confronti di Joey, che sta accusando il colpo, si è staccato anche, sta arrivando su di lui Luca Bigno, ed è uno Stam in grande forma che va anche al sorpasso nei confronti di Shumi Legend, che fino a poco fa teneva bene la coda di Fabio il Surname. Sembra essere diminuita l'intensità della pioggia che sta cadendo, pista, e quindi ora mano a mano tornerà ad asciugarsi, anche se per un quarto d'ora è ancora prevista che rimanga questa leggera pioggerellina. Credo che si gira insomma sull'1.40 con la pioggia, no, 1.40 è troppo, 1.30. 612 l'ultimo giro per Fabio il Surname, quindi probabilmente forse gli ultimi 5-6 giri potrebbero tornare ad essere buoni per la slick, forse. Dunque giusto nelle fasi finali di questo Gran Premio, sarà un finale molto molto interessante in cui i piloti potranno essere chiamati a effettuare le loro scelte. Ricordiamo che Fabio il Surname non ha a disposizione delle gomme soft nuove, bensì usate, sfruttate in qualifica, dunque per lui la situazione potrebbe essere ben diversa. Stam è riuscito a sorpassare anche Shumi Legend, adesso ha messo nel mirino proprio la monoposto Alfa Romeo C42, se non erro, è cambiata forse quest'anno, 53 non mi ricordo, di Fabio il Surname. Potrebbe approfittarne all'inizio del prossimo giro in arrivo al tamburello, perché il passo di Stam sembra essere molto più competitivo rispetto a quello degli altri piloti in pista. Non è un errore, credo che non sia un'assurdità dire che Stam sia il più veloce a statuare in pista, e lo sta dimostrando a sonni sorpassi anche in quelle che sono le posizioni un po' più nobili. Adesso arrivano, si sta alla velocizzando Grisi. Tanto comunque la pista, Drago l'ultimo giro 1.27, ha preso 2 secondi a Fabio il Surname. Gano comincia a far fatica, si sta asciugando rapidamente. Tra l'altro Drago Levitato adesso si è portato molto molto vicino al Zeta Pro Mauro, ovviamente Zeta Pro Mauro si trovava lì per via di quel testacoda in fondo a curva 1, però entrambi sono riusciti a riallacciare il contatto nei confronti di Cesc e tutti gli altri, nonostante Drago Levitato avesse dovuto effettuare quella sosta sotto Virtual Safety Car ad opera del bot. Arrivano adesso sul traguardo con Stam nella scia di Fabio Surname, Fabio che adesso si trova ad essere colui che si deve difendere, colui che rappresenta la preda. Stam prende l'esterno, si difende all'interno qui Fabio Surname, davanti staccata Stam, che allora chiude il sorpasso qui al tamburello, lo lascia passare Fabio Surname, che allora si ritrova ad essere in seconda posizione per la prima volta quest'oggi. Stam guida il Gran Premio dell'Emilia Romagna davanti a tutti dopo una partenza in ottava posizione, una qualifica che stranamente per lui non è stata così brillante, riesce a venire fuori ed emergere con la pioggia, mentre errore qui da parte di Zeta Pro Mauro nel confronto con Drago Levitato, che alla fine alla meglio proprio al tamburello riesce a salire in quindicesima posizione. Diciamo che alla fine Stam, dopo una qualifica non brillante, dopo un inizio gara che non lo ha premiato, è riuscito a
sfruttare al meglio quello che è il suo talento e quelle che sono le sue potenzialità per emergere in quelle che sono le condizioni più critiche del Gran Premio, quelle che è stato il momento forse più buio per quanto riguarda le condizioni del tracciato, in cui c'era una pioggia piuttosto insistente e da qualche frame si può anche osservare come la pioggia, la traiettoria delle gocce di pioggia fosse praticamente a spiovente, praticamente era orizzontale l'angolo di battuta della pioggia. Adesso il ritmo si è decisamente abbassato per quanto riguarda le precipitazioni e la pista sta nettamente migliorando, proprio come dicevi tu qualche istante fa, mentre Drago di Vettato è pronto anche a prendere la posizione nei confronti di Lachicesco, che lo lascia passare qui in ingresso della Gresini nonostante il pilota Aston Martin avesse poi l'interno e quindi la traiettoria più favorevole, mentre dando un occhio di davanti Sdem ha già guadagnato 1 secondo e 4 nei confronti di Fabio Surname, veramente una differenza enorme, così come cerca di fare la differenza cartista nei confronti di Manuel Juve, non c'è lo spazio, la rivazza va a lungo, però Manuel Juve dunque apre una possibilità per il sorpasso del pilota Williams, che si è dovuto sacrificare per il compagno di squadra effettuando la sosta nello stesso giro di Luca Bigno, dunque perdendo svariate posizioni. Vedremo se porterà l'attacco anche lui in fondo al tamburello, vedremo se anche Drago di Vettato potrebbe andare a concretizzare quella che è una lotta a tre, ma Manuel Juve probabilmente lascerà sfilare il compagno di squadra che è coinvolto nella lotta mondiale, invece sembra tenere comunque giù Manuel Juve, che poi si accorge che la vettura di fianco a sé era proprio quella di Drago di Vettato, ancora abbastanza impegno tra i due piloti Mercedes che si danno fastidio, dunque sfugge di davanti la sagoma della Williams di cartista, che guadagna qualche metro e dunque riesce a respirare con più agio in questo giro. Beh sì, grande pasticcio qui in casa Mercedes. Intanto si sono fermati J-Sport, Gano e Zeta Promoro per montare gomma intermedia nuova. Dire, come ho fatto in precedenza, che si sta asciugando è un po' troppo, però si sta decisamente migliorando, invece come hai ben detto tu, la pista rispetto alle condizioni su full wet. Non so come giustificare questo guadagno da parte di Sdem nei confronti di Fabio il Surname, forse si è tenuto più gomma rispetto a un Fabio che nel primo stint è andato così tanto all'attacco, prima nel recuperare e poi nell'attaccare fisicamente Drago Levitato quando era in prima posizione. Magari in quella fase Sdem si è tenuto più gomma, sebbene invece anche lui sia stato molto tempo nel gruppo. E te lo giustifico invece ora, poiché Sdem ha 12 giri rispetto ai 21 di Fabio il Surname. Sdem si era fermato in precedenza sotto safety car probabilmente per sfruttare, quindi adesso sta sfruttando questo vantaggio in una mescola più giovane. Con 12 giri ci sono lui, Ametrano in settima posizione e Tia Prince in nona. Diversi stanno togliendo questa intermedia per un'intermedia più fresca, adesso anche di legge. E questa sicuramente è stata una scelta strategica azzeccata da parte dei piloti che si sono fermati. Intanto arriva al sorpasso anche di Drago Levitato nei confronti di Cartista, si porta in nona posizione la Mercedes di Drago Levitato, che alla fine non deve essere così rattristato dal fatto che il bot abbia cambiato le gomme e gli abbia messo in intermedia nuova, anche perché al momento sta pagando e quindi tutti gli altri poi di davanti che hanno più usura su queste gomme probabilmente andranno a effettuare un'altra sosta, dunque anche Drago Levitato può in qualche modo consolarsi della scelta del bot. Dicevamo che Sdem nel giro numero 41 ha guadagnato 1 secondo e 8 nei confronti di Fabio il Surname, 27.5 contro il 29.3 di Fabio il Surname. La tornata precedente 27.2, mentre Fabio ha fermato il cronometro su di un 28.7 e si è guadagnato comunque 1 secondo e mezzo, quindi una media di 1 secondo e mezzo a giro a favore di Sdem nei confronti di Fabio, con questa differenza di usura tra i pneumatici. Quindi abbastanza evidente quello che è il delta tra le due gomme in questo istante. Il buon Lopez che in chat ci dice che forse il gioco ha fatto un favore a Drago, forse aveva ancora 2 giri di gomma, due giri di vita quella gomma, però tutto sommato ha fatto un'ottima ripartenza, quello è sicuro, il botto, che aveva preso 3 secondi a Fabio, o forse Fabio si era anche allontanato perché c'era stata la disconnessione, magari aveva visto un pesante colpo di lag da parte del pilota Mercedes. Si è fermato subito ai box il bot, tutto sommato magari alcuni piloti erano ancora in fase di ripartenza dalla virtual safety car, quindi non è così un dramma, poteva andare decisamente peggio, poteva buttargli magari la full wet a questo punto, che è incredibile, 2 giri fa la full wet era perfetta, Gano stava passando quasi tutti, adesso invece si ritrova in 12ª posizione sprofondato, così come di legge purtroppo Felino quando arriva la pioggia, il buon Luigi da quando ci ho corso per la prima volta nel 2016 Sport, quindi no, su F1 2017 Sport, 2016 era la Open, e quindi purtroppo Luigi sul bagnato si disunisce sempre, no? È davvero strano, nemmeno lui credo si riesca a spiegare questa difficoltà.
scusa, l'unica volta in cui è riuscito ad essere decisivo sul bagnato credo che sia stata la lotta in Ungheria l'anno scorso con G-Sport, lotta alla fine della quale riuscì a trionfare proprio Luigi Di Legge su una gara che fu svolta completamente sotto condizioni di bagnato, quindi in quella frangente addirittura chi commise l'errore fu proprio G-Sport, che per ben due volte andò largo nell'ultima curva del secondo settore dell'Ungaroring, concedendo una volta ovviamente quella che è la posizione a Di Legge, e la seconda volta rischiando di perdere la posizione nei confronti di Taz, Antonio Ternino, che l'anno scorso gareggiò all'interno della Master League sempre in McLaren, compagno di squadra di SDM. Mentre siamo adesso su Fabio Surname, che paga ancora nei confronti di SDM 5 secondi e mezzo e si porta dietro di sé tutto il gruppetto dei piloti fino a Flaminio, tutti sotto al secondo, tutti estremamente vicini, tutti sempre su gomme usurate, mentre il primo dei piloti che ha cambiato le gomme, come dicevamo, oltre ad essere SDM, è Mattia Metrano, che è in settima posizione con questi 2 secondi e mezzo di ritardo rispetto a Luca Flaminio, rispetto al compagno di squadra, nonostante abbia questo danno al fondo, mentre in grafica vediamo quella che è la progressione dei tempi che mettono a confronto quelle che sono le prestazioni di Fabio Surname e Drago Di Vita, mentre adesso viene paragonato quello che è invece il rendimento di SDM con Drago Di Vitato, con un guadagno che si attesta intorno ai 7-8 decimi nelle due tornate precedenti. Quindi mano a mano SDM sta estendendo, e non di poco, quello che è il suo vantaggio nei confronti di Fabio Surname, e anche in questo caso nei confronti di Drago Di Vitato sta perdendo SDM. Sì, è Drago che mano a mano si sta avvicinando anche nei confronti di SDM, una gomma leggermente più fresca, 5 giri in meno, e sarà fondamentale insomma per questo finale verso il ritorno del sole, che è proiettato diciamo tra ancora 10 minuti, quindi è ancora lunga per moltissimi piloti. La scelta di fermarsi a questo punto che hanno deciso di fare è da G-Sport a scendere, G-Sport, Gano Di Legge, Manuel Juve, Cesco e Zeta Pro Mauro, di montare un'intermedia nuova sembrerebbe la scelta più giusta vista quanta fatica sta facendo Fabio Surname. Sarebbe interessante se il gioco mettesse a disposizione una grafica che andasse a descrivere quello che è lo stato di usura dei pneumatici, e in questo caso sarebbe interessante paragonare quello che è il degrado di Fabio Surname con quello invece di Fabio Surname con quello di G-Sport, per mettere un po' a confronto quelle che sono le forze in campo e quello che potrebbe essere un eventuale delta di riferimento e quelle che potrebbero essere poi i distacchi una volta che queste carte venissero messe in gioco, ovvero quello che sarà poi il ritmo di G-Sport nei confronti di un Fabio Surname che andrà progressivamente a perdere sempre più tempo. Vediamo quello che è il trend di Drago Di Vitato, che pagava 4 secondi e 4 un settore fa nei confronti di Mattia Metrano, adesso ha accorciato di 6 decimi. Ricordiamo che a Metrano è comunque su gomma intermedia nuova, dunque il reale paragone va effettuato con Flaminio, che è il primo pilota che si incontreranno su gomma intermedia usata. C'è da dire anche che i piloti su gomma intermedia usata si stanno anche un po' tappando a vicenda, stando in questo gruppetto, anche se non sembra che qualcuno abbia più ritmo di altri. Probabilmente Fabio Surname è ancora più competitivo rispetto a tutti gli altri con gomma intermedia, così come anche Shumi Legend riesce a mantenere un buon ritmo nei confronti di Giovi, che invece è in una fase di riassorbimento rispetto ai piloti che sono alle sue spalle. Nel frattempo arriva una penalità di 3 secondi per Mattia Metrano, anche per lui una penalità derivante dall'abuso dei track limits. Purtroppo non so qual è la percentuale al giro con la mescola intermedia sull'asciutto, forse su questa pista un minimo te lo potrei fare, ma con l'intermedia non so, non credo si arrivi addirittura al 2% al giro, insomma siamo al 100% come distanza di gara, però è una cosa che non credo, magari invece si arriva addirittura lungo intanto per Manuel Juve e si infila l'Achicesco, forse lo spazio anche per Zeta Pro Mauro c'è, davvero limite, piccolo contatto tra la posteriore sinistra della Mercedes e l'anteriore destra dell'Alpine, con Zeta Pro Mauro che si rituffa nella scia, nel vortice d'acqua sollevato da Manuel Juve, riesce, forse si stanno contendendo la scia di all'Achicesco lì davanti, che è un po' più lontano, alza il piede in anticipo Manuel Juve, decide di desistere, si rinfila invece in realtà forse mollando i freni, diciamo forse ha anticipato un po' la frenata per provare a uscire più forte, invece bravo Zeta Pro Mauro nel tornare davanti al pilota Mercedes. Purtroppo questi piloti non devono battagliare troppo tra di loro, devono trovare equilibrio per sfruttare questa sosta in più che hanno deciso di fare. Attenzione perché l'intermedia non è infinita, infatti Lopez che ci dice ciò dalla chat, Lore, penso siano su un 40%, immagino, Fabio Surname, Schum, insomma questi piloti che hanno addirittura 25, forse uno in meno, no, 26 giri Fabio Surname su questa gomma intermedia. Non è tanto la percentuale quest'anno che è il campanello d'allarme, è più
la perdita, cioè ormai anche al 30% quando si è con la gomma slick si comincia a sentire tanta perdita, la possibilità di fare più soste quest'anno viene pagata perché ti dà più fiducia. E sarà quindi curioso, magari se Fabio ce la fa ad arrivare al podio, domandargli a quanto era arrivata l'usura di questo pneumatico, ma soprattutto quanta fatica faceva a livello di feeling con la vettura. E attenzione perché Drago Levitato e Mattia Meltrano sono arrivati al cospetto di Luca Flaminio. Adesso per Drago sarà fondamentale, così come per Mattia Meltrano, riuscire a sorpassare nel miglior tempo possibile la Red Bull di Luca Flaminio, in modo tale da poter sfruttare appieno quello che è il potenziale offerto da loro in termini nuove, anche perché poi da Flaminio a risalire la classifica sono tutti lì vicino ai piloti, quindi significherebbe andare a sveltire in maniera piuttosto accentuata quello che è il processo di rimonta, di risalita della classifica in condizioni che adesso vedono nettamente favoriti Mattia Meltrano e Drago Levitato. A testimonianza di ciò abbiamo anche il riferimento di SDM che lì davanti ha messo il vuoto tra sé e Fabio Sturm, 7 secondi di vantaggio a favore del pilota McLaren, che adesso ha il compito, ha l'onere di riuscire a indovinare quello che sarà il momento giusto poi per tornare su di una gomma a tutto, una gomma che sarà presumibilmente rossa, quindi sarà una gara sprint negli ultimi giri, fatta eccezione per Fabio Surname, che se dovesse andare a montare una gomma rossa sarebbe usata. Ci vediamo Accolgo il suggerimento del buon Lobsky, mentre che Drago svernicia completamente la Red Bull di Ametrano, considera di mi suggerisce di spirciare il buon Stem, ma Stem è poco utile per l'usura visto che si è fermato. E poi il furbone, la telecamera, la sua webcam sopra il menu per le gomme, quindi poi non si nota né nemmeno le scelte di setup qui a livello e-sports, i grandi segreti. E, ci sta, insomma, visto il tempo che si dedica alla preparazione del proprio personale setup, e provo a vedere se c'è giù. Non credo sia live, no. Ecco, sarebbe interessante vedere l'usura di Flaminio, Giovi, questi piloti che sono andati oltre con il countdown dei giri, addirittura 27esimo. E comunque ci considera che Lorenzo ci dice di considerare che sopra una certa percentuale la gomma diventa ovviamente terribile. Ed è vicinissimo adesso Drago Levitato nei confronti di Flaminio. Vediamo dove riuscirà a portare l'attacco. Si fa vedere qui in arrivo alla variante Gresini. Impossibile portare a termine un tentativo qui. Solamente SDM questa sera ha effettuato un sorpasso in quel frangente. Ma vediamo come il grip sia devastantemente a favore di quella che è la vettura di Drago Levitato, che riesce quasi a baciare in uscita dalla variante Gresini il posteriore di Luca Flaminio, che poi si discosta per evitare di aprire la porta al Mercedes Top PV14, che però qua probabilmente in maniera inesorabile andrà al sorpasso in arrivo al tamburello per salire in sesta posizione e risalire gradualmente la classifica alla corte di Luca Pigno. Poi Giovi e Shumi Legend perde altro terreno qui Fabio Surname nei confronti di Stem. Arriva invece il sorpasso di Drago Levitato nei confronti di Flaminio, sale come No, dicevamo in che sesta posizione, mentre disastro! lì davanti si sono agganciati forse Shumi Legend e Luca Pigno. L'abbiamo visto andare attraverso la Haas di Shumi Legend, se non erano perso terreno. Questo ha permesso ovviamente a Drago Levitato di avvicinarsi in un batter d'occhio. Non può tentare il sorpasso qui la Villeneuve, ma ci sono stati attimi di paura sul Eh monoposto sì, di Shumi Legend. è andata bene perché è Giovi che ha tentato l'attacco a Luca Biglio, si sono agganciati i due, fortunatamente si è attivato il ghosting nel momento giusto, nel dubbio Drago aveva già scartato, cercava un varco Flaminio, molto bravi nel gestire questa situazione di pericolo, il ghosting diciamo nel dubbio ha aiutato, non so se ci sono state compenetrazioni, però poteva finire molto peggio. Fortunatamente tutto riesce a proseguire nel migliore dei modi. Lì veramente non so come abbiano fatto a riprendere la vettura, mentre esce malissimo dalle acque minerali qui Giovi. Allora viene sorpassato, credo addirittura da Drago Levitato prima di arrivare in staccata. Infatti è così, Drago Levitato sale in quinta posizione davanti a sé alla Williams di Luca Bigni. Vediamo qui la percentuale. Giovi 31-43, così ci siamo tolti il dubbio finalmente. 31 sull'asse anteriore e 43 sull'asse posteriore, giusto? Sì. Quindi diciamo che abbiamo un Però retroterreno piuttosto usurato, sì, ma trazione. già dal 20%, come detto, comincia ad avere il crollo, non ti fidi essenzialmente. E adesso arriva il sorpasso ancora una volta da parte di Drago Levitato sulla Williams. Luca Bigno sale in quarta posizione, adesso a 5 secondi da rimontare nei confronti di Shumi Legend. Alla fin fine, come dicevamo, il bot ha quasi aiutato la gara di Drago Levitato lungo dell'As di Giovi qui in fondo a curva 1. Non vorrei che avesse problemi perché è il secondo errore che commette nel
giro di poche curve, il primo la variante Gresini che poi aveva consentito Drago Livitato di effettuare il sorpasso, e poi il secondo è arrivato giusto qualche secondo fa qui al tamburello. Infatti viene segnalato un leggero danno a carico della vettura di Giovi, anche per lui si tratta del fondo, probabilmente del contatto precedente o per una salita troppo aggressiva sui distasori o proprio per il contatto monoposto contro monoposto, si è andata ad accumulare un danno nella porzione più critica di queste monoposto, nel cuore pulsante di queste nuove vetture. Intanto vediamo che Drago Livitato da 4 secondi 8 riesce a diminuire il gap a 4 secondi e 1, addirittura adesso scende sotto i 4 secondi di riferimento, quindi continua a mantenersi elevata la prestazione delle intermedie montate sulla W14 di Drago Livitato. Ovviamente diventa sempre più incredibile, sempre più straripante la differenza con quelle che sono le mescole ormai in dotazione da parecchi giri sulle vetture di Shumi Legend e Fabio Surname. Nel frattempo diamo anche un piccolo riferimento circa quello che è l'andamento della gara del leader Stem, 8 secondi e mezzo, ormai lo abbiamo ignorato completamente da qualche giro a questa parte, il leader, in quanto sta navigando letteralmente nella terra di nessuno. Fa il Verstappen di turno in questo momento il boss Stem, decide di tornare in box Giovi, probabilmente non ce la faceva più con queste gomme, peccato, qualche giro in anticipo gli avrebbe risparmiato, non dico qualche incubo di questa serata, ma qualche brutto momento. E intanto il radar segnala che tra 5 minuti ci sarà la pioggia, dunque si tornerà a correre in un clima privo di precipitazioni, la pista ovviamente ci metterà più tempo ad asciugarsi, quindi è il momento crossover di transizione tra gomme da bagnato a gomme da asciutto, sarà leggermente più lungo, leggermente maggiore, ma tra poco già assisteremo ai primi miglioramenti effettivi sostanziali della pista. Certo che siamo passati da un monsone praticamente a quella che è una condizione in cui la pioggia continua a battere ma con intensità molto molto flebile, quindi inizierà a breve quello che potrà essere il calcolo ipotetico dei vari piloti su quella che sarà una possibile sosta nelle fasi finali. Tutto dipenderà ovviamente da quella che sarà la velocità in cui la pista andrà incontro ad un progressivo ritorno verso le condizioni di asciutto. Drago Livitato 2 secondi e 4 ha rosicchiato parecchio terreno nei confronti di Shumi Legend, ovviamente è cruciale per Drago Livitato riuscire a portare a termine quanti più sorpassi possibili prima del ritorno su condizioni di gara asciutte, mentre qua ci guardiamo il duello tra G-Sport e Cartista, con G-Sport che prova addirittura ad aggredire la vettura di Cartista in arrivo alla rivazza 1. Cartista qua difende per non concedere l'interno all'Alpine di G-Sport, che però proverà ad ottenere una trazione migliore in uscita alla rivazza 2 per portare a termine il sorpasso. Ricordiamo che Cartista ha delle gomme molto più surate rispetto a G-Sport, G-Sport ne approfitta, utilizza di più l'ibrido, probabilmente Cartista va anche alzato il piede e lascia sfilare dinanzi a sé quella che è l'Alpine, che adesso si innalza in ottava posizione. Drago Livitato sempre 2 secondi. Se andiamo a fornire un riscontro cronometrico, il giro precedente Drago Livitato ha girato in 25.9 contro invece quelli che è stato un tempo più alto da parte di Shumi Legend, un secondo netto più lento rispetto a quello che era il ritmo di Drago Livitato nella tornata numero 52. Piccolo recap, visto che Jay comincia ad entrare nella zona dei piloti che si stanno dando bagarre, attenzione lungo di Tia Prinza Latusa, riesce a girare la vettura andando semi testa a coda, grande traversone da parte del Tia Prinza, è riuscito a frenare la corsa della sua vettura prima di impattare contro le barriere, prima di andare nella via di fuga e poi impattare contro le barriere. Fatica forse in questo frangente Tia Prinza, magari si è surriscaldato lo pneumatico, visto che dalla chat cosa in più, buon per me anche che inizio ad imparare cose in più, quindi traversone di nuovo per Tia Prinza e l'acqua minerali con l'usura della gomma, anche il riuscire a tenere lo pneumatico nella giusta temperatura di lavorazione diventa molto complicato, quindi o si surriscalda e è una cosa in più da gestire, lascia spazio Tia molto sportivamente alla Chicesco che arriva con gomma fresca, Tia tutto sommato un wildcard, un peccato perché era in zona punti, almeno nel trenino che porta alla zona punti un po' per tutta la gara, soltanto prima della prima safety car aveva commesso un errorino che l'aveva allontanato dal gruppo, il resto ha ben figurato. Ha sì una penalità di 3 secondi così come la maggior parte dei piloti, fatta eccezione per Ametrano che ne ha 6 e Zadabro Mauro che ne ha 9, anche Gano va nei confronti di Cartista, Cartista che viaggia anche lui verso il 26esimo giro di gomma intermedia, 33 addirittura Fabio Surname lì davanti così come Shumi, e 18 invece per Drago Livitato. Drago Livitato che adesso si è situato a 1 secondo e 3, dunque mantiene costante quello che è il suo termine di guadagno di circa un secondo al giro, e lì davanti ancora più lontano Stem, 9 secondi e 4, altro secondo rifilato a Fabio Il Surname. Ci godiamo quelli che saranno gli ultimi istanti di un Drago Livitato sempre più dirompente, in quanto la goccia ormai ha diminuito di parecchio quella che è la sua intensità e a breve cesserà del tutto, quindi si
tornerà, come dicevamo, su condizioni in cui saranno assenti le precipitazioni, mentre adesso qui Luca Flaminio vede davanti a sé la vettura di Luca Bigno. Sono rimasti isolati dopo che Drago Limitato li ha sorpassati e li ha ampiamente distanziati. Adesso il confronto è tra Luca e la Williams, l'altro Luca, che si giocano la quinta posizione. Entrambi sono molto vicini, attenzione, rischio qua di Luca che effettua un gran controllo in ingresso alla rivazza 1 dopo un sovrasterzo che sarebbe potuto essere molto più dannoso e letale per quanto riguarda l'economia della gara del pilota Red Bull, attualmente in sesta posizione, che ha anche vicino a sé l'altro compagno di squadra Mattia Metrano, diciamo che si trainano a vicenda, mentre Drago Levitato sotto al secondo nei confronti di Shumi Legend. Adesso li possiamo vedere molto vicini, i due piloti, con un Drago Levitato che ha dimezzato le distanze nel giro di poche curve, si è riportato molto vicino al retrotreno dell'asse e continua a guadagnare in maniera sostanziale rispetto a uno Shumi Legend. Potrebbe provarci anche qui in arrivo alla Tosa, decide di militare ancora le spalle di Shumi Legend per poi provare l'attacco in una zona diversa del tracciato. Vedremo se sarà il rettilineo come di consueto o se addirittura preferirà aggredire prima la terza posizione, la posizione riservata al podio momentaneamente nelle mani del pilota Haas Shumi Legend. Entrambi percorrono insieme la Piratella, ancora troppo spazio tra i due per poter portare un attacco. In precedenza Drago ci aveva provato la variante Gresini nei confronti di un Aston Martin, credo che fosse quella di Anaki Cesco, che poi lo aveva lasciato transitare di fatto in quella circostanza. In questo caso non ci prova, decide di rimanere alle spalle, ma è ben visibile come Drago ne abbia molto di più in questo frangente e cerchi proprio come farsi spazio per trovare il giusto pertugio, il giusto varco in cui andare a prendere la terza posizione e poi inseguire, o almeno cercare di ridurre quanto più possibile il gap nei confronti di Fabio Surname prima di andare a montare gomme d'asciutto nell'ultima fase di gara. La pioggia continua a battere, quindi ancora non cessano le precipitazioni sul circuito di Ibola, ma godiamoci il duello tra Shumi Legend e Drago Levitato, che prende fino all'ultimo la scia della Haas, che si difende, si porta all'interno, una traiettoria interna per proteggere quello che sarà un eventuale attacco da parte di Drago Levitato, che non arriva. Vedremo se arriverà in croce di traiettoria, ma sembra aver coperto bene la sua linea Shumi Legend. In questo frangente infatti rimane davanti a Drago Levitato, che però ci vuole provare comunque. La Villeneuve alla fine desiste da questo tentativo, si riaccoda e lascia stare davanti a sé Shumi Legend. Passato anche di legge nei confronti di Cartista, entra in zona punti, si difende bene Shumi, fa buona guardia. Drago non so quanto sia felice di ciò, più per, non tanto ovviamente la possibilità di salire sul podio, ma più per la possibilità di andare a riprendere anche Fabio, visto che con questa gomma ne ha e sarà sempre peggio per Fabio, Shumi, tutti questi piloti non si sono ancora fermati. Arrivato J-Sport nei confronti di Ametrano, J-Sport secondo pilota diciamo in pista con la gomma più giovane dopo Drago Limitato. A questo punto non so, attenzione, errore da parte di Luca Bigno, probabilmente sì, infatti è andato lungo alle acque minerali, potrebbe provarci qui J-Sport, infatti è così, prima della Gresini si porta davanti alla Williams di Bigno che scivola in settima posizione, passano dunque Flaminio e J-Sport, Flaminio in quinta, J-Sport in sesta, non riesce a prendere sopravvento nei confronti della Williams, l'altra Red Bull in pista di Mattia Metrano che rimane in ottava posizione, mentre Drago Limitato è di nuovo alle prese con la Haas di Shumi Legend, che è riuscito a resistere il giro precedente, decide di rientrare, probabilmente a questo punto monterà gomme da asciutto, in quanto la pioggia, come vediamo, non è più presente sul tracciato di Imola, bensì l'acqua è ancora presente, è quello, in misura abbondante sull'asfalto. Molto pericolosa la slick. E non credo, io pensavo, stavo per dire che non ci sarebbero nemmeno state le condizioni per mettere la gomma d'asciutto di qui al termine della gara, invece Shumi Legend decide di giocarsi il jolly, di rientrare subito per andare a sfruttare quello che è una potenziale gomma soft che almeno sulla carta, almeno da quanto noi possiamo osservare in questa telecronaca, non sembra essere la scelta più azzeccata. Poi saremo ovviamente felici di essere smentiti, ma qui Shumi Legend potrebbe aver commesso un errore potenzialmente fatale, in quanto nella migliore delle ipotesi, proprio come ci dice Lope dalla chat, è accendere la gomma, sono le temperature, non tanto la pista umida o eccetera, e se non si accende la gomma è tutto inutile. Dietro di lui adesso gli rampa Manuel Juve, sta sicuramente perdendo tempo in questa fase rispetto ovviamente a Drago Levitato con l'intermedia più giovane. No, disconnessione per Michemai. Ah no, Michemai era ritirato da un po', pardon. Quindi stava aiutando alla Chicesco in Aston Martin. Perde la posizione su Manuel Juve, quindi forse io immaginavo tornasse ad asciugarsi la pista, ma come avevo detto quei al massimo 4-5 giri, forse un giro in anticipo. Credo che dal prossimo, se si prosegue con questa velocità, si possa pensare alla slick. Intanto Drago Levitato continua forse a guadagnare in maniera
meno evidente, si parla di pochi decimi nei confronti di Fabio Surname, ma adesso vado a riperire quelli che sono i crono forniti all'interno del nostro sito Formula Italian Team. Fabio Surname il giro precedente ha girato su di un 24,7, mentre Drago Levitato si è attestato su di un 24,7 anche lui, quindi praticamente fotocopia. Non vorrei che si fosse persa quella che era la freschezza della mescola di Drago Levitato, o meglio le condizioni meno problematiche, meno drastiche, stanno livellando le prestazioni, o forse un sorpasso c'è, cioè, Drago Levitato quando c'era dinanzi a sé Shumi Legend. Forse torna al tema delle temperature, perché io in precedenza avevo detto ok, più usura si surriscalda la gomma, invece Lopez che mi corregge che la gomma non si scalda invece, quindi non si accende. Magari il diminuire della pioggia, nonostante l'usura, lo pneumatico ha più attrito, l'asfalto è più caldo, invece l'intermedia quindi adesso sta tornando ad accendersi anche nonostante la grande usura che hanno Fabio il Surname, Flaminio e gli altri. DRS abilitato, quindi da questo giro la direzione gara suggerisce di tornare ai box. Per il momento Shumi si pressa nei confronti di Manuel Juve, quindi forse la soft comincia ad essere andata in temperatura, si ferma Stem, a questo punto a cascata si fermeranno tutti, mancano troppi giri per tirare avanti. Drago Levitato dunque vede interrompersi la sua rimonta nei confronti di Fabio Surname, è riuscito a ricucire fino a 4 secondi di gap nei confronti del rivale che lo aveva visto ingaggiare battaglia fin dalle prime curve. Stem abbandona la sua piazzola, non vorrei avesse trattenuto in misura maggiore quella che era la vettura di Fabio Surname alle sue spalle. Rientrano, come dicevi tu, tutti secondo quella che è una reazione a catena, proseguono ovviamente i piloti che si erano già fermati, quindi anche Shumi Legend che però non è ancora transitato sul traguardo ed è ampiamente alle spalle di Surname, di Drago Levitato, sì, di Fabio Surname, quindi una chiamata arriva che con la gomma calda, effetto. Però adesso arriva, eccolo, come dicevi sta arrivando alle spalle di Drago Levitato, se non erro, infatti vediamo fare capolino il classico colore biancastro della livrea della Haas, che si porta notevolmente vicino a quella che è il retroterreno della Mercedes di Drago Levitato, che però avrà l'handicap, come dicevi tu, di portare in temperatura questa gomma, che su questo tipo di temperature non è una missione così agevole. È tra virgolette fortunato perché non c'è spazio qui per tentare un sorpasso, quindi può accendere il suo pneumatico, scaldare la gomma e riuscire a rimanere davanti a Shumi. Fossimo stati in qualunque altra pista DRS docet, diciamo, sicuramente non sarebbe riuscito, ecco, a difendersi nei confronti di Shumi, che sì, chiamando un giro in anticipo forse può recriminare anche quella piccola battaglia che ha avuto con Manuel Juve, decimi importanti che gli hanno fatto perdere il virtuale podio, visto che i primi tre non si sono ancora fermati. Purtroppo si perde troppo, ecco, nonostante la pista sia breve, ma è troppo tecnica. Sì, intanto qui combo di penalità arrivata sia per Ametrano che Gano in 5 secondi, un dramma, cosa mi rido, mi spiace per i piloti, però si fermano quindi tutti quanti, tornano anche Cesco, Gano e Ametrano ai box per andare anche loro sulla gomma slick, giocarsi quindi almeno magari il punticino extra del giro veloce, sebbene sono tutti ad armi pari in questo momento, quindi vedremo chi sarà più veloce tra Fabio Shumi, che va al sorpasso di Drago Levitato. Drago forse può ragionare sul giocarsi il podio allora in questi ultimi tre giri, rimanere dietro a Shumi in zona di DRS, risparmiare un po' di ERS e giocarselo nel finale, visto che considerando la disconnessione dove era finito, sebbene da un lato il bot gli ha dato una mano mettendo un'intermedia nuova rispetto a tutti gli altri, è un'ottima risalita. Tra l'altro hanno accorciato notevolmente le distanze nei confronti di Fabio Surname, erano 4 secondi e 2 il gap pagato da Drago Levitato prima della sosta ai box, adesso sono 2 secondi se non leggo male, quindi salite adesso a 3 secondi da parte di Shumi Legend, quindi erano riusciti a rosicchiare qualcosa con la sosta, probabilmente un tempo di sosta maggiore per Fabio Surname in virtù dell'arrivo delle altre vetture alle sue spalle, che dunque hanno evitato che venisse rilasciata la monoposto per evitare un unsafe release. Tanto vicinissimo ancora Drago Levitato, che dunque non molla Shumi Legend dopo aver subito il sorpasso, vedremo chi dei due arriverà prima, si prenderà l'ultima posizione riservata al podio, anche perché Drago Levitato ovviamente dimostra di avere un ottimo passo una volta che è riuscito a portare all'interno della finestra l'utilizzo corretta queste mescole, e dunque vedremo una lotta fino alla fine per le posizioni riservate al podio, mentre Fabio Surname mette a segno il giro veloce e non ci lascia nemmeno il tempo di finire la frase, che Drago Levitato si riporta in terza posizione, sopravanza nuovamente Shumi Legend, l'utilizzo del DRS adesso è diventato imperante, fa la differenza su quello che sono gli equilibri in campo, fa la differenza anche in quello che è il confronto tra Di Legge e Luca Bigno che riesce a difendersi però in questa circostanza e a rimanere in settima posizione.
3 slam è davanti ma di poco, 2 secondi sì. 1 nei confronti di Fabio Surnem, era rientrato con un vantaggio colossale, circa 8 secondi nei confronti dell'Alfa Romeo di Fabio, adesso è solamente 2 secondi, ha solamente 2 secondi da gestire nei confronti dell'Alfa Romeo. È una sorta di mini qualifica, quindi è facile che la pressione, l'ansia, la tensione possa portare a tenersi qualche decimino nel taschino. Può permetterselo per il momento Slam, ma sono gli ultimi 7, quasi mezzo secondo fondamentali. Se offre un giro di DRS a Fabio è molto complicato provare a vincere, quindi vediamo, può permetterselo ancora, magari sta cercando di tenersi un po' di ersi in questi giri nel finale, invece Fabio sta dando tutto. Insomma, sono anche queste letture differenti, messaggi tra virgolette che si mandano l'uno contro l'altro. Fabio adesso che stampa di nuovo il giro veloce, magari Stemma sta tenendo tutto l'ers per il finale. Dovrà stare attento Stemma però a non far piombare sotto al secondo Fabio Surname. E si è tenuto tutto l'RS nel finale, dovrà adesso iniziare a derogarlo in maniera massiccia a partire dalla metà di questo giro, inizio del prossimo, per respingere l'avvicinamento progressivo dell'Alfa Romeo alle sue spalle, che è alla ricerca, come dicevamo, della terza vittoria consecutiva che lo aiuterebbe a consolidare nuovamente quello che è il suo vantaggio in vetta, già chiudendo in seconda posizione, comunque allungherebbe nei confronti dei rivali, riferendoci a Dragolivettato e G-Sports che è adesso in quinta posizione, comunque nonostante partisse in 14esima riesce sempre a venirne a capo, adesso è sito in quinta come dicevamo, dunque ha guadagnato 9 caselle nel corso di questo Gran Premio, non potrà guadagnarne altre in maniera teorica in quanto paga un distacco enorme rispetto a Schumacher, parliamo di circa 4 secondi, quindi è praticamente utopistico aspettarsi una posizione guadagnata nelle fasi finali da parte di J-Sport, che comunque è riuscito a limitare danni in quella che poteva essere una gara potenzialmente molto molto complicata per lui, si è rivelato ovviamente molto difficile, però è riuscito in qualche modo ad arginare quelle che erano queste difficoltà e a non perdere troppi punti rispetto a Fabio Surname, che adesso è sceso sotto al secondo nei confronti di Slam. Siamo proprio sull'ala posteriore di Slam, che vede avvicinarsi dietro di sé la sagoma dell'Alfa Romeo di Fabio Surname, che rimane troppo lontano, non riesce a portare l'attacco in questo frangente, mentre adesso potrebbe portare l'attacco lo stesso Shumi Legend, riesce a concludere la manovra prima di arrivare al tamburello, dunque sorpassa Drago Livitato, che avrà a disposizione pochi chilometri per riuscire a rispondere al sorpasso subito e salire dunque sul podio, così come avrà pochi chilometri a disposizione anche Fabio Surname, che adesso è giunto definitivamente addosso alla monoposto di Slam. Ci prova qui forse all'esterno Drago Livitato, un tentativo disperato di prendersi questa terza posizione, seguiamo anche lì davanti quello che il confronto tra Slam e Fabio Surname, Fabio che marca stretto, Slam che si va addirittura a difendere in arrivo alle acque minerali, un confronto accesissimo tra i due con Fabio Surname che non vuole rinunciare a questa terza vittoria consecutiva e Slam che deve assolutamente mettere nel cassetto la prima vittoria stagionale, ci prova qua alla Gresini, Slam si difende, si porta all'interno, si era fatto vedere anche Fabio molto minaccioso in quel frangente, alla fine esce davanti a tutti la McLaren di Slam, come esce davanti alla W14 di Drago Livitato la Haas di Shumi Legend, arrivano adesso a Rivazza 1 per Slam, pochi metri da percorrere per il pilota McLaren, il partito ottavo che si è trovato a governare davanti a tutti questa grandissima gara del GP dell'Emilia Romagna, che alla fine va in direzione del team di Woking che taglia per primo il traguardo Slam, torna a successo dopo un inizio di stagione opaco, secondo posto per Fabio Surname che può accontentarsi di estendere il suo vantaggio in classifica nei confronti di Drago Livitato e J-Sport, terza posizione per Shumi Legend, arrivano poi anche Fit Flaminio, Luca Bigno, le due Ferrari di Legge e Marco Gano in volata, arriva alla fine poi anche all'Accesco che si infila a panino tra le due Ferrari, mentre un ennesimo confronto tra la McLaren nel Delta Prince e quella che è la vettura di Manuel Juve che viene relegata in 10ª posizione, alla fine alla meglio il Tia Prince che transita proprio davanti alla W14, chiude poi la griglia lo stesso Giovi che va a concludere in ultima posizione, ma grandissima prestazione da parte di Slam che è riuscito a resistere in maniera eroica a quello che era un ultimo tentativo, un ultimo assalto da parte di Fabio Surname che non si è risparmiato, che ha cercato di insidiare in tutte le curve, in tutti i punti possibili quella che era la leadership di Slam, che festeggia in maniera gloriosa all'interno della sua webcam come possiamo notare nel quadro in basso a destra, e ovviamente poi le impressioni di Slam andranno raccolte in quelle che sono le interviste post gara di un Gran Premio dell'Emilia Romagna che è stato denso di emozioni, che ha regalato tante speranze e tanti risultati che forse alla vigilia non sarebbero stati attesi. Che gaffo, io mi sono accorto solo ora che avevamo il bandierino della Prime invece della Master, davvero bravo Stem, complimenti, tanto morale soprattutto,
L'abbiamo visto molto felice festeggiare, grazie intanto al baffo e Mark. Insomma, credo forse magari un po' di amici di Snap che si uniscono a questa festa virtuale per il podio per un Simone Fracchiola che soprattutto scaccia via tanti fantasmi di una grande velocità espressa più volte in qualifica nei primi giri in gara, verso la metà gara, però ne succede sempre una. Finalmente un'ottima notizia in casa Simone Fracchiola per finalmente togliersi questo peso di un'ennesima vittoria. Uno stoico Mattia Metrano, che adesso ha terminato purtroppo in 14ª posizione, del resto è stato molto svantaggiato da quel danno al fondo. Per quanto riguarda SDM, un contatto con la barriera a Jeddah nelle fasi finali, uno sfortunato epilogo di gara in Australia, poi un Azerbaigian che anche in quel caso non gli fu favorevole, finalmente può respirare un po' di aria fresca, può tirare un sospiro di sollievo, può tornare ad essere quello SDM che abbiamo conosciuto nelle fasi finali dell'anno scorso con la Master League, in cui mise a segno svariate pole position e svariate vittorie, e dunque potrebbe rappresentare anche un valore aggiunto nella lotta al titolo. Noi ci prendiamo giusto qualche attimo prima di andare a raccogliere quelle che sono le impressioni e le dichiarazioni dei piloti che hanno concluso a podio questo quarto round della Master League 2023-2024. Ci sono, arrivo, arrivo, eccoci qua. Ciao Don Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta gioco. State bene attenti. Un prodotto unico. È bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 30, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, antinvernale. La mettete col jeans, pantaloni eleganti, bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no, babbo, non è possibile, no, babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Tuona, tormenta, fulmini e saette non solo in pista ma anche nella chat. Un po' perché si è palesato il buon Luconi, quindi tanti auguri e buon Mark 17, un po' anche tra Tals, Lore e tutti gli altri che festeggiano felici la vittoria per il buon Simone Fracchiolla, Simply the Stem, quindi ne abbiamo tante di possibilità. Invito la chat, se ne ha, a prepararsi con le domande per i nostri primi tre classificati e anche a rimanere. Appena abbiamo chiuso, facciamo un piccolo ride all'Unadix per fare community, ringraziarlo e tecce. Andiamo avanti, cominciamo quindi con Simply the Stem. L'abbiamo Tals dalla chat, esordisce così, quindi direi complimenti Simone, a te per un lungo racconto immagino di questa serata. Aspetta che non so cosa, dove, un attimo, fermiamo il mondo perché non so cosa dire. È la telecamera a Allora, destra, ecco, bravo. sì, sono un po', allora, sono emozionato perché veramente non mi aspettavo di vincere, veramente. Io ho fatto una qualifica pessima, ho detto vabbè, partiamo in fondo e chi si è visto si è visto, come arriviamo, arriviamo. Sono partito con la Hard e mi sono praticamente ingarimbato con Alessio Fiorino nei primi giri. Con lui, poi ho cercato di prendere il duo Williams, però non ne ho fatta. Poi è uscita la safety e sono riuscito a riconquistare, diciamo, le posizioni più vicine. E poi mi ricordo che è arrivata la pioggia e siamo entrati a mettere le intermedie. Ho perso continuamente posizioni perché mi trovavo poi dietro a Giovi, dietro a Flaminio, dietro a J Sport, dietro a tutti quanti. E ho detto vabbè, vediamo un po' come va. Poi è uscita un'altra safety e diciamo la grandissima genialata, che qua la devo ringraziare, di Tia Prince, che mi ha detto entra e metti gomma intermedia. E lì mi ero un po' spaventato perché ho detto non li prendo più. E invece poi con la gomma intermedia sono riuscito, cioè quella nuova, sono riuscito a superare tutti perché avevo un po' più tra di trazione. Poi sono riuscito ad arrivare davanti a Sciumi, a Giovi, li sono riuscito a passare. Sono riuscito poi a passare Fabio, stavo allungando e
E poi nel mentre che stavo allungando mi stavo un po' preoccupando, perché adesso vedrai che faccio qualche errore. Infatti due errori ho fatto all'acqua minerale, sono arrivato lunghissimo e ho preso il secondo avviso. E poi mi stavo anche preoccupando perché era entrato drago lievitato, il suo bot era entrato, gli ha messo gomma intermedia nuova e stava recuperando, cioè ho detto mi sa che qua mi piglia. Poi quando è fermita la pioggia, dentro a mettere la soft anche lì, ti allora ringrazio che mi ha detto metti la soft, e niente, poi quando sono entrato con la soft avevo una FIFA, ma una FIFA che voi non avete idea, col piede non riuscivo a dare gas perché avevo paura di girarmi. E infatti Fabio mi ha recuperato tutto quello che avevo, che se non è che avevo quel distacco di sicurezza probabilmente mi avrebbe passato, avrebbe vinto lui. Infatti poi all'ultimo giro mi è arrivato praticamente vicino, che io non avevo più erse. Ho cercato di difendermi nella maniera più pulita possibile, spero che non ho fatto nulla di grave su di lui. E poi quando l'ho visto che la variante alta era staccato, ho detto ok, è finita, devo soltanto fare le ultime due curve della rivazza e poi festeggio e la dedico a tutti, soprattutto al buon Taz che mi ha seguito in chat anche nella mia live, ha detto dai Simo che se la vinco ti offro da bere, non so cosa mi ha scritto, poi devo andare a leggere, quindi sono veramente molto contento e ancora tanti auguri al buon Marco Luconi, anche questa vittoria è per lui, tutti la dedico adesso. Molto bene, grazie mille Simo. Veniamo allora al secondo posto del buon Fabio Il Surname, che io al solito uccellaccio del malaugurio non ti auguravo il proseguo della Pro 2021, invece pioggia, safety car, cominciano le cose strane. Ok, ci siamo ripresi un attimo, che è stata veramente tosta. Stasera ho fatto veramente 63 giri al massimo, tutti e 63. Ci sono state 50.000 cambiamenti di condizioni pista, in alcuni mi trovo meglio, in alcuni non mi trovavo bene, tenuto duro anche qualche attacco, qualche pressione è andata bene, perché comunque alla fine dopo con la gomma usurata ne avevo di più degli altri nelle stesse condizioni, mancato un decimino alla fine l'ultimo giro per portarla a casa, peccato. Faccio grandi complimenti a Simone e dal sorriso vedo che è molto felice, se lo merita. E niente, un pochino anche di, non dico sfortuna, insomma, la sosta in box ci poteva stare come non ci poteva stare, perché comunque avrei perso tante posizioni. Poi c'è chi si disconnette, gli entra il gioco, gli fa entrare la macchina dentro i box montando gomma nuova e quindi poi ha un vantaggio, mai vista questa cosa qua. Se capitasse a me di sicuro mi capiterebbe il peggio del peggio quando sono fuori dalla stanza, ma va bene dai, in mezzo a situazioni non favorevoli abbiamo raccolto direi il massimo che si potesse fare. Molto bene, grazie mille Fabio. Veniamo allora al terzo posto. Ce l'ha entrato? Mi è apparso di sì. Sì, ce l'abbiamo. Forse l'ho mutato. Aspetta, che devo. No, ecco, sì, abbiamo Matteo. Ok, Shumi, terzo posto combattuto anche da fino alla fine in una ennesima, così come per tutti gli altri, gara rocambolesca. Sì, è stato un terzo posto ottenuto veramente col sudore e con i denti. Poteva essere meglio. Per ovviamente se mi fossi fermato a mettere l'intermedia come Simone, però vabbè, ovviamente con i secondi ma non si va da nessuna parte e lì purtroppo sai cos'è, che pensavamo, almeno io, che la pista si asciugasse molto prima e che quindi si potesse fare un unico stint sull'intermedia, invece la pioggia è durata tanto e lo stint, cioè i giri sull'intermedia sono stati tantissimi, tant'è che io penso di essere arrivato con l'usura quasi al 60%. E ovviamente l'avessi saputo avrei pittato, però pittare significava anche rientrare molto dietro e, però col senno di poi era la scelta giusta, quindi bravo, è stato bravo Simone che ha fatto la scelta giusta. Poi a prescindere da questo sicuramente aveva anche un buon passo e buon passo che avevo anch'io sull'intermedia, in realtà soprattutto quando la pista era un po' più da wet. Lì penso fossi io e Giovi, forse eravamo i più veloci in pista, però superare è sempre difficile, quindi in quel momento eravamo secondi e terzi, però
passare è sempre difficile, qualche sorpasso l'ho fatto anche rischiando, e infatti è stata una gara piena di rischi a partire proprio dalla prima curva. Poi mi sono ritrovato nell'ultimo terzo di gara con due avvisi e quello mi ha condizionato un po', perché ovviamente il terzo avviso poteva significare perdere svariate posizioni, soprattutto metti che usciva una safety car alla fine, e quindi poi per come si era messa pensavo addirittura di perderlo il terzo posto, anche perché quando ho messo io la soft mi sono fermato due giri prima di tutti quanti e la pista era ancora da intermedia e ho pensato addirittura di aver buttato una gara, e poi per fortuna nei due giri successivi si è asciugata e mi sono ritrovato di nuovo con Drago, e lì pensavo di non tenerlo perché aveva la gomma più fresca di due giri, però non so come sono riuscito a stargli molto vicino. L'ultimo l'ho superato e poi l'ultimo giro è stato bellissimo fra me e lui, e quindi diciamo che il livello della mia gara mi soddisfa tantissimo, soprattutto dopo quello che è successo settimana scorsa, dove diciamo, come si è visto dal responso, non è stata colpa mia, quindi lì ci ho perso 12-15 punti che sarebbero stati davvero utili, anche perché in queste prime quattro gare ho fatto quarto, terzo, e lì poteva essere un altro terzo posto, quindi la costanza c'è, la velocità c'è, e quindi questa gara mi ha soddisfatto molto. Un po' di rammarico perché quello che ha fatto Simone potevo farlo pure io se avessi cambiato gomma, però non l'ho fatto, quindi complimenti a lui e mi prendo quello che di buono sono riuscito a fare oggi. Molto bene, Shumi, ti domando al volo io. Difficile sorpassare a Imola, soprattutto la prima stint era tutto quanto asciutto col bagnato, abbiamo visto vari sorpassi in diversi punti, però si sorpassa essenzialmente staccata di curva 1. Cosa hai pensato quando ti sei ritrovato nel DRS Giovi che partiva dall'altro lato del fiume essenzialmente nel primo stint, quando è andato a calzare insomma la gomma soft che ha recuperato così tante posizioni nel primo stint dopo la prima safety car? Ecco, lui si era fermato e ha montato la gomma morbida. Che ne penso della rimonta che ha fatto Giovi? Sì, essenzialmente questo. Sì. Giovi oggi andava da Dio, soprattutto sulla pioggia. Avevamo più o meno lo stesso ritmo e stavamo riprendendo i due davanti. E, tra l'altro si è riuscito a tenere dietro tutti quanti per un bel po', fino a che non ha avuto un incidente e gli ha condizionato la gara. Quindi in realtà non sono troppo sorpreso dalla rimonta che ha fatto Giovi. Fatica molto in qualifica, ma in gara come intelligenza... ma anche come ritmo, cioè in realtà secondo me è fra i migliori, gli manca forse qualche decimino, ma vi assicuro che si allena un decimo di quello che ci alleniamo tutti quanti, perché noi siamo tutti quanti in party all'1:30 tutti i giorni a girare, a provare assetti. Lui prova davvero molto meno di noi, quindi cioè è di un livello molto alto. Non sono sorpreso che avesse fatto quella rimonta, mi dispiace per come è finita, perché nel costruttore devo dire che siamo messi abbastanza bene, possiamo giocarcela, siamo due piloti molto, cioè secondo me come team forse siamo quello più completo, quello con due piloti un po' più dello stesso livello, quindi mi dispiace per come gli è finita, però sono sicuro che farà tante gare di alto livello. Molto bene, grazie mille. Arrivano i complimenti comunque anche dalla chat per questa sosta sul finale per passare alla gomma slick, tra virgolette anticipata rispetto agli altri, diciamo sfortunato nel posizionamento con Manuel Juve. Torno da Fabio, oggi andiamo il tema della serata, compagni di scuderia e grande Alfa Romeo in qualifica, purtroppo in gara tra le sfortune di Lele, gli impegni e anche il sostituto Alessio Fiorino terzo pilota, ne succedono troppe. Allora devo dire, allora prima mi sono scordato, scusami. Prego. Sono contento anche per Matteo, perché comunque tornare dopo l'episodio dell'altra volta, insomma, abbastanza frustrante, al di là di chi era la colpa, colpa mia, colpa tua, però insomma, dopo una gara intera così, finire così sicuramente è stata una bella rottura, e fare una gara del genere anche per lui secondo me è stata veramente tosta, è stata per tutti, ma in particolar modo per lui. E la domanda, sì, diciamo che se Alessio, con tutto il bene che gli voglio, volesse aiutarmi magari una safety car in meno durante i periodi un po' più caldi,
visto che a Jeddah l'ha fatto uscire quando praticamente la gara era finita, e oggi insomma non dico che ha aiutato quelli che si dovevano fermare, ma comunque gli ha dato una grossa mano. Diciamo che insomma sotto questo punto di vista possiamo migliorare, ecco. Va bene, grazie mille. E poi torniamo da Slam, che si è palesato anche in chat per il bagno di folla, e con Matteo stavamo riflettendo che troppe master stanno finendo in volata. Adesso per voi non c'è la pausa? Non so a livello di calendario se c'è la pausa, diciamo. Non ragioniamo sulla cosa pausa o meno. Prossima gara Spagna, Rossi, Lorenzo, se proprio dobbiamo finirle tutte in volata, con chi? Ma veramente ci sarebbe Bahrain prima, se non erro. Sì, prima. In teoria, però non ragionando su questo, se no mi rovini tutto. In Bahrain la volata all'ultima curva storicamente non ce l'ho. Vecchio layout in Spagna, dai. Non ce n'è di volate, c'è sempre da sperare di arrivare al traguardo, perché mo stava a scrivere a tutti, adesso anche Mattia Prince stava mandando un messaggio, The Sniper Samu, Stefano Canino, tutti mi stanno scrivendo, e quindi non c'è una volata, c'è soltanto arrivare al traguardo, perché le ultime tre gare, diciamo, sono partito in testa in Australia, sì, però poi sono arrivato quinto, e lasciando stare. A Jeddah siamo andati a muro, quindi non ne voglio parlare. A Baku purtroppo è successo quello che doveva succedere, ha preso 5 secondi, safety car a 2 giri dalla fine, quindi cioè io spero sempre di arrivare al traguardo, ecco, sempre di arrivare al traguardo, perché quest'anno la Master è veramente un livello molto superiore rispetto all'anno scorso, quindi è molto difficile quest'anno cercare di arrivare a podio, ecco, quindi è già un miracolo che sono riuscito a vincere questa sera, cosa che probabilmente non succederà più in tutta la stagione. Se succede, bene, se non succede, amen, pazienza, però l'importante è cercare di arrivare a punti e fare più punti possibili, ecco. Però in Spagna vediamo, almeno lì si va più carichi, quindi vediamo. Molto bene. Grazie mille Matteo, ti vuoi togliere qualche dubbio con i primi tre? Ma non con i primi tre, però l'unica cosa che vorrei dire è che si conferma la maledizione di Imola: nessuno mai vinto la pole, le altre vittorie, come dicevamo, sono arrivate dalla quinta e sesta posizione, oggi dall'ottava, quindi continua quello che è questa atmosfera un po' cupa sul circuito di Imola. Vedremo chi riuscirà a romperla, se già l'anno prossimo qualcuno della pole position o della prima fila riuscirà a trionfare sul gradino più alto del podio. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione, liberiamo i primi tre classificati, grazie e buonanotte Simone. Grazie a te. Grazie e buonanotte Fabio. Grazie, notte a tutti. Grazie e buonanotte Matteo. Buonanotte. Buonanotte. Rimanete in chat per un piccolo ride, chi c'è, altrimenti buonanotte. Vi invito sui vari social targati fit, il sito www.fonetanteam.com, altrimenti l'appuntamento è come anticipato dal boss Dem, spoiler, con il recupero del Gran Premio della Master League in Bahrain. Dovrebbe essere in pausa anche la Premier League, i calendari l'ho un po' persi, però dovremmo essere gli altri campionati in pausa. Comunque, nel dubbio, ci vediamo su Telegram, così almeno avete tutti quanti gli aggiornamenti dei link diretti lì. Anche da parte mia, Raffaele Delli, per voi Rossi, prima di dire grazie e buonanotte Matteo M. Buonanotte. Ancora auguri al buon Luconi, e grazie e buonanotte anche a tutti i membri dello staff fit, direttori gara, eccetera, piloti che ci hanno fatto divertire nel corso di questa settimana ad Imola. Grazie ancora a tutti, buonanotte, salutateci l'avvocato. Buonanotte.